Buonasera, bentrovati. Nuovo appuntamento con Parliamone Ora, la vostra trasmissione. Una trasmissione che cerca di entrare nel merito di quelle che sono le cose che accadono quotidianamente e purtroppo in questo periodo non sono piacevoli. Per esempio abbiamo ancora negli occhi quanto è successo di drammatico a Palermo nella notte. Quattro persone morte per il crollo strutturale di due palazzine. Le parti, gli estremi di queste palazzine pare che siano addirittura state costruite in maniera abusiva e quindi immaginatevi un po'. Ecco, una tragedia, come si suol dire, annunciata, perché di questo purtroppo si deve parlare parlando di cronaca. Sono cose che non vorremmo mai raccontare da cronisti, però purtroppo accadono. Immaginate della gente affacciata sul balcone che improvvisamente si vede mancare sotto di sé il terreno, ovviamente il crollo e poi purtroppo la morte. Anche di questo stasera parleremo con la redazione di Palermo. Prima di comunque presentare gli ospiti sia di Catania che di Palermo, andiamo subito a presentare coloro che danno fiducia a questa trasmissione, i nostri inserzionisti. Ascoltiamoli insieme. La Società Cooperativa Prassi, progetto assistenza sociosanitaria in Sicilia, offre un servizio di orientamento per l'espletamento di qualsiasi percorso di assistenza sociosanitaria nell'ambito territoriale della nostra regione e per i servizi non presenti in Sicilia nel resto del mondo. Per un'informazione puntuale su qualsiasi necessità sociosanitaria potrete contattare la Prassi attraverso i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica che compare in sovraimpressione. Il personale vi metterà in contatto con operatori sanitari che, nel rispetto della privacy, sapranno rispondere a qualsiasi esigenza, dall'assistenza domiciliare alle persone anziane, all'esecuzione di tutte le metodiche diagnostiche, alle possibilità di trattamento delle malattie. Società Cooperativa Prassi. Bene, grazie ai nostri inserzionisti. Allora iniziamo la trasmissione subito con la presentazione dei preziosi collaboratori dalla redazione web, Massimiliano Coppola e Ornella Falsaperla. Buonasera. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Vorrei ricordare ai nostri amici a casa di scriverci all'indirizzo di posta elettronica redazione@parliamoneora.tv oppure seguirci e interagire con noi nelle nostre pagine Facebook e Twitter. È inoltre possibile vedere la puntata in diretta sul sito www.parliamoneora.tv. Grazie direttore. Bene, grazie a voi. Ci colleghiamo subito con la redazione di Palermo. Carmen Di Gloria, buonasera. Sì, buonasera a te direttore. Come tu hai già detto all'inizio, questo per Palermo sarà un Natale triste, il crollo di due palazzine in questa strada, si chiama Via Bagolino, una tragedia, come dicevi tu, annunciata, una tragedia che si poteva evitare, che non è costata un numero di vittime ancora più alto, anche grazie alla prontezza dei vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno prontamente, una volta intuito il pericolo, sgombrato la palazzina. Comunque ci sono quattro morti e sarà, dicevo, un Natale di lutto per la nostra città. Detto questo, io ti presento l'ospite che è con me questa sera qui in redazione a Palermo. Nonostante il loro leader, come dire, li abbia in qualche modo precettati dal partecipare ai talk, perché i giornalisti sono schierati, perché i giornalisti sono prezzolati, ma siccome
Il soggetto in questione sa che né io né tu, direttore Cagnas, siamo giornalisti di quel tipo, la trasmissione è libera e dà voce e spazio a tutti. Allora ha simpaticamente accettato il nostro invito, trascurando forse per un attimo i suoi impegni istituzionali. Non vogliono essere chiamati onorevoli, noi così non li chiameremo. È con noi questa sera il consigliere regionale Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle. Giancarlo, Buonasera, buonasera e buonasera. bentrovato. Allora, direttore, noi siamo Buonasera, pronti. direttore. Quando vuoi possiamo Allora, cominciare il io nostro vorrei proprio dibattito. partire da voi, arrivato a questo punto con l'onore che posso avere di intervistare un personaggio importante, di un movimento importante per quello che riguarda la Sicilia. Poi vedremo, ci sarà la prova del 9 a livello nazionale, però per quello che riguarda la Sicilia sicuramente un movimento importante. Allora vorrei dire subito, anche per chiarire quella che è la nostra posizione di giornalisti che insistiamo, come si suol dire, nel territorio. Noi rispettiamo, apprezziamo l'impegno del Movimento 5 Stelle, soprattutto dei suoi uomini, di coloro che si spendono quotidianamente per portare qualche cosa di nuovo sia in Sicilia che a livello nazionale, un po' contrariato, io sono stato, lo dico con estrema franchezza, nei confronti del genovese Beppe Grillo. Tra l'altro io sono anche mezzo genovese, quindi immagina che può essere per me una cosa anche abbastanza difficile da dover dire. Però dico a Grillo, importante, vorrei che il cittadino Cancelleri fosse magari portavoce. Quando si parla di giornalisti bisogna evitare di generalizzare. Ci sono tanti giornalisti che vogliono fare il proprio mestiere, che non hanno nessuno che li paga dietro, anzi che per mettere insieme uno stipendio devono fare i salti mortali. Quindi voglio dire, quando vuole fare qualche cosa contro i giornalisti, sì, magari dica nomi e cognomi, li indirizza e così noi siamo anche abbastanza più tranquilli. E poi noi, come parliamone ora, diamo la libertà assoluta di espressione, non ci nascondiamo completamente. Ma io credo che Grillo non generalizzi affatto, di fatto dà spazio moltissimo sul suo blog a molti giornalisti, sia di caratura nazionale che anche di caratura locale, per cui non, il suo è stato sempre un consiglio e a volte anche durante la campagna elettorale ci ha sempre spinto invece a coltivare quelle che possono essere i rapporti professionali con giornali e TV o locali o comunque di caratura regionale, perché sono quelle che veramente vanno a approfondire il tema della notizia e parlano dei contenuti, delle proposte spesso programmatiche. Lui ce l'ha invece con quei talk show nazionali che fanno praticamente un po' da circo mediatico. Per cui chi ci va a finire dentro la gabbia dei leoni e non si capisce più effettivamente da quale parte sta. E il telespettatore chiaramente ne esce con un'immagine che è abbastanza fuorviante. Qui dico, mi Ecco. sembra dico io questa cosa chiaramente la sottolineo e ovviamente non credo che quando lui dice queste cose si rivolge a chi dei tanti giornalisti sul territorio a volte lavora anche per 3 euro al pezzo e ne ha fatto anche lui denuncia sul Ecco. suo blog. Il mestiere di giornalista è un mestiere spesso antipatico per chi fa politica, però è sicuramente di tutto rispetto per i cittadini perché porta alla ribalta a volte, quando si fa giornalismo d'inchiesta, tante di quelle porcherie che la politica invece non ha minimamente il coraggio di portare fuori. Per cui che ben vengano giornalisti che sono liberi e che non sono prezzolati e che quindi che non sono comandati a nessuno. Bene, mi fa piacere di sentire questa precisazione. Io ripeto, lo dico anche perché spesso la nostra categoria viene toccata e spesso veniamo messi al centro dell'attenzione dei media come se fossimo dei privilegiati. Non è così. Purtroppo non è così. C'è tanta gente come me. Io mi ci metto anche nel mezzo, come altri colleghi che sono colleghi che lavorano quotidianamente cercando di sbarcare il lunario e non è facile. E poi voi lo sapete perché state toccando con mano quella che è la situazione siciliana. La crisi purtroppo tocca tutti i settori. Per esempio, io lo dico per la nostra categoria, quello che succede a Palermo, per esempio, con l'azzeramento dell'ufficio stampa. Ecco, l'azzeramento dell'ufficio stampa ci può stare se poi si pensa anche ad altri.
dare la possibilità ad altri giornalisti di poter rientrare, magari presentando curriculum e non presentando invece dante causa, no? Allora sì, se c'è questo tipo di atteggiamento ben venga, se si deve fare chiarezza lo si faccia, si evitino i privilegi, i raccomandati, si dia la possibilità a tutti di lavorare. Questo è un po' in sintesi quello che è il pensiero di tanti come me che fanno questa professione. Ma sulla, proprio sul, su quell'episodio in particolare di Crocetta, che ha mandato, insomma, fatto un po' tabula rasa per quanto riguarda l'ufficio stampa, credo che da molte parti e molti cittadini si erano già resi conto che effettivamente c'è qualcosa che non andava. Non vorrei dire un numero sbagliato, mi sembra 21 capi redattori. Dico, è un attimino. Effettivamente una redazione che è più, si addice di più ad un giornale probabilmente che non ad un ufficio stampa della Presidenza della Regione. Crocetta deve ovviamente riprendere qualcuno, lo farà, io credo, con un concorso pubblico per curriculum, magari riprendendo parte di quelle persone, ma con un ruolo di una persona come caporedattore e gli altri direttamente alle dipendenze di questa. Credo che sia rimettere un attimino insieme i pezzi e in maniera anche più corretta. Poi chiaramente io non sono qui per rispondere ovviamente all'operato di Crocetta, visto che non sono né parte del governo di maggioranza e che mi ero presentato come presidente anch'io, per cui dico posso condividere talune scelte, sicuramente non, però non voglio difenderle, ecco. Ecco, benissimo, perfetto. Noi, voglio dire, è una cosa che abbiamo voluto, ho voluto precisare all'inizio perché chiaramente ritengo sia importante il fatto che si voglia tagliare sprechi che da decenni pendono su quella che è la nostra testa di cittadini comuni. Ci sono state delle scelte del passato bipartisan, non possiamo attaccare un partito più che l'altro. Un po' tutti nella politica hanno sempre fatto questo, hanno messo in moto il privilegio per i propri assistiti, i propri protetti, i propri amici, così è andata avanti la legislatura dai tempi di Giulio Cesare, probabilmente, non da ora, perché è sempre stato così. Bene, noi cerchiamo di, speriamo che si possa cambiare. Allora, ora entreremo nel merito di quella che è la trasmissione è dedicata all'economia, allo sviluppo, alle prospettive, alla politica anche nazionale. Abbiamo parlato della mera cronaca in apertura e questa è la cosa più triste della giornata. Ci sono tante cose ovviamente che si possono sopportare, la perdita di persone per la negligenza umana, per l'imperizia o per quello che vogliamo, non è accettabile oggi, non è una cosa, con cui possiamo assolutamente vivere. Allora, io vorrei tornare un attimo a Catania, poi facciamo le nostre riflessioni e partire dalla presentazione degli ospiti di Catania, il collega Marco Benanti. Buonasera. Buonasera, è giornalista che ha provato a diventare professore, non ci è Sì. riuscito perché il concorso, il mega concorso a quiz, non lo Fatto so, una carriera fulminante. una carriera fulminante. Sì, è durata meno di 50 minuti. Meno di 50 minuti ha rinunciato, ha appeso l'ambizione di poter insegnare al chiodo e vuole fare il giornalista. Sono caduto su Me una domanda difficilissima. la vuoi dire prima di... Sì, qual è il rapporto fra gli italiani buongustà e i parrucchieri? Era una domanda di insiemisti. Di semistica. E quindi tu Difficilissima. che cosa hai risposto? Non lo sapevo. Non lo sapevo. Mi rifiuto di rispondere a La questa... prossima volta mi prepara con i cruciverba, Con diciamo. i cruciverba, che forse è la soluzione migliore. L'avvocato Renato Penna, esperto economista. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. È l'ennesimo incontro in cui devo ringraziare chiaramente la televisione che ci ospita per dare la possibilità a delle voci libere, oltre che a dei giornalisti liberi. Perché badate, è importante quello che si Anche degli diceva avvocati non poc'anzi. piscano. Sì, Avvocati non ma piscano. io posso essere fiero di questo perché vuol dire che sono un ribelle nel senso buono, nel senso che dinanzi a situazioni che fuoriescono dal rispetto della legalità sostanziale, io mi ribello. Così come devo esprimere un apprezzamento per il direttore che è presente qua, che fa parte di quel novero di giornalisti di cui si parlava prima con l'onorevole Cancelleri. Evidentemente che hanno il coraggio di rappresentare quella fronda di persone che
cerca di sbarcare l'unario, ma non solo, ma di fare la propria funzione in maniera corretta. E badate bene che è fondamentale una cosa a questo riguardo. Oggi come oggi purtroppo le situazioni della crisi hanno una fonte importante in quella che è la manipolazione dell'informazione. E se noi consideriamo che informare vuol dire dare forma a che cosa? Il giornalista correttamente nel suo lavoro, se lo fa bene, nel rispetto della verità, deve dare la notizia, deve dire quello che succede nella realtà alla gente. Quindi quando si informa si dà forma a quello che è il pensiero, la cultura, la conoscenza, la coscienza della gente. Se il giornalista fa bene il suo compito, noi avremo un popolo che avrà la capacità di recepire questi messaggi. Non è semplice, e costruire, perché la schiena dritta è difficile tenerla. E costruire, ho finito, costruire una coscienza che permette di agire bene. Se invece questo viene a mancare, come succede con certi network nazionali purtroppo, evidentemente il disorientamento e l'inganno diventa il verbo comune che porta fuori strada poi la gente. È difficile avere la schiena dritta, poi ne parleremo anche con Marco, perché voglio dire, in questo momento di crisi che attanaglia e che sicuramente mette in ginocchio parecchi di noi, no? Quando si deve pagare l'IMU, quando si devono pagare tasse, quando non si può andare al supermercato perché non si hanno più i soldi, perché non arrivano, arrivano in ritardo e nessuno paga gli interessi, li paghi solo tu se ritardi a pagare qualche cosa in banca, e diventa difficile vivere e sopravvivere soprattutto. Allora, Antonio Cardaci, presidente di RAS, che è un consorzio di imprenditori che vuole proporsi con forza in Sicilia, e la terza volta che viene da noi, sarà sicuramente ospite anche in prossime puntate, perché ci interessa capire se veramente in Sicilia, noi lo vogliamo fare anche con la televisione, se veramente in Sicilia c'è unità di intenti, esiste la voglia di mettersi insieme per risolvere. Per esempio quello che fa il Movimento 5 Stelle con i giovani che sono messi insieme, hanno creato un gruppo di lavoro e vanno fieri di quello che hanno creato perché vogliono essere propositivi, allora perché no mettere assieme delle aziende che credono nei propri prodotti, nella qualità siciliana, e possono diventare i difensori di se stessi senza dover avere qualcuno che in qualche modo deve difenderti, no? Certo, grazie. Buonasera intanto a tutti. Io ringrazio il direttore per averci dato la possibilità di farci conoscere sia come persone sia anche come consorzio. Perfetto, parleremo ovviamente approfonditamente del consorzio. Io vorrei tornare un attimo a Palermo, anche perché abbiamo degli obblighi con Cancelleri, perché ha accettato il nostro invito, ne siamo particolarmente contenti, però ha ovviamente compiti istituzionali importanti, perché loro, contrariamente ad altri, non riposano mai, è vero? No, dobbiamo dormire anche noi. Purtroppo non abbiamo le pile di ricambio, per cui dobbiamo riposarci e ricaricare. Buonasera agli ospiti. Vi siete insediati bene? So che avete ancora delle difficoltà logistiche. Vi state sistemando? Perché voglio dire, siete un gruppo che praticamente, non praticamente, di fatto ha invaso Palermo con le proprie coscienze. Purtroppo ancora non abbiamo avuto i locali che ci spettano, insomma, come gruppo parlamentare, e quindi siamo, per utilizzare una battuta, militarmente campati nello studio della vicepresidenza di Antonio Venturino, che è uno dei nostri deputati che è stato eletto come vicepresidente dell'ARS, per cui stiamo, insomma, occupando per ora quella, con gravi disagi, perché ovviamente non abbiamo scrivania, non abbiamo computer a disposizione per tutti, facciamo di necessità virtù, per ora stiamo andando avanti con questa situazione. Abbiamo richiesto più volte, devo dire che le problematiche logistiche non sono state comunque di tipo ostruzionistico, non ci hanno fatto ostruzione, insomma, è stato semplicemente il fatto che a fronte di tantissimi gruppi parlamentari, mi pare se non sbaglio 9 rispetto invece alla passata legislatura che erano soltanto 5, c'è stato qualcuno che è un pochettino più restio ad abbandonare locali che magari occupa da tempi storici, magari da 20 anni,
e che purtroppo con l'ingresso del nostro gruppo, che è abbastanza corposo, ha dovuto lasciare quei locali più ampi per magari dei locali più piccoli. Per cui, insomma, però stiamo lavorando un po' alla meno peggio, cercando di non farci, insomma, mancare però il supporto. Ecco, ora parleremo di tante cose, però è la curiosità, chiaramente, avere un rappresentante così importante del Movimento 5 Stelle in trasmissione, candidato alla presidenza della Regione, un grande successo per quello che riguarda l'elezione con il gruppo più importante all'interno del Parlamento siciliano. Siete stati accolti bene? Nel senso che la gente, non dico coloro che sono all'interno dei palazzi, ma sì, la gente che vi incontra per strada a Palermo, che cosa vi dice? Vi dice, vi incita, vi dà l'input, vi spinge? Sì, no, molti incoraggiamenti, molti attestati di stima, moltissime richieste di aiuto, dati i tempi purtroppo, però veramente tantissime persone che invece si mettono a disposizione in maniera disinteressata, perché hanno accolto quello che è stato il nostro messaggio durante la campagna elettorale. Noi abbiamo chiesto a tutti non un voto, ma un voto con la consapevolezza di firmare un contratto di lavoro, cioè nel senso di mettersi a disposizione regalando un quarto d'ora al giorno alla collettività nella quale si vive, donando progetti, donando idee, donando la propria professionalità al servizio degli altri. E infatti stiamo creando quelle che abbiamo soprannominato le commissioni civiche parallele, che sono composte praticamente da tutti coloro, da tutti i cittadini che vogliono far parte di questo modo di cambiare. E chiaramente ognuno di noi che farà parte di una commissione si interfaccerà per i lavori da portare in aula o per quelli che verranno portati da altri partiti per avere un consulto da tutti quei professionisti che faranno parte di queste commissioni civiche parallele. È un modo il nostro per voler inaugurare anche una nuova stagione della politica, perché io sono convinto che i cittadini hanno delle grandissime idee e in questi anni non è che non le hanno volute esprimere, di fatto non hanno avuto i canali per esprimerle. Adesso se c'è qualcuno che invece vuole cominciare a dar voce a queste persone, li possiamo veramente far diventare quel 91esimo deputato che in campagna elettorale abbiamo millantato, ma che ora deve cominciare ad esistere veramente. Allora, domande scomode che arrivano dal nostro Marco Benanti, giornalista. Ma avete preso già la prima poltrona, mi pare, cancelletto. Noi ci siamo candidati alle elezioni per vincerle, e io devo dire che c'è stata una notte di incubo quando certi sondaggi ci davano anche vincenti come presidenza. È ovvio che ora noi puntiamo ad avere le cosiddette poltrone, però come le vogliamo portare avanti? Le vogliamo portare avanti con uno stile nuovo. Antonio Venturino, eletto vicepresidente dell'ARS, il primo atto che fa qual è? Prende un foglio di carta intestata e stampa la rinuncia all'indennità di carica, 3.250 euro, e rinuncia all'auto blu perché non la utilizza. Prende questo foglio, lo firma e lo porta in ragioneria. Questo è il primo atto del vicepresidente dell'ARS vicario del Movimento 5 Stelle, e mi sembra un modo nuovo di sedersi su quelle che volgarmente vengono chiamate poltrone. Ma questi soldi a chi vanno ora con la rinuncia, Cancelleri? Rimangono nelle disponibilità dell'ARS. Questi soldi che si rinunciano, dove rimangono? Nelle casse, a chi servono? Rimangono. Attenzione alle rinunce, perché può capitare che poi i soldi non li danno a voi, se li piglia qualcun altro per fare qualcos'altro. No, ma siamo lì dentro per monitorare. No, rimangono nelle disponibilità il bilancio dell'ARS, dell'Assemblea regionale. Benissimo, sperando che quei soldi servano in maniera positiva, non per pagare colazione di Stato o cose che magari non hanno senso, ma per riuscire ad aiutare l'economia di coloro che in qualche modo lavorano anche per la Regione. Abbiamo subito, dato il personaggio importante, delle domande che arrivano dal web. Voi siete maestri in questo momento del web, vediamo che cosa ci dicono dalla redazione web. A voi. Sì, direttore, allora abbiamo una domanda da parte di Aldo, che per Cancelleri dice: come ha reagito alle recenti esternazioni totalitarie di Grillo, che sembra allergico a qualsiasi forma di democrazia all'interno del Movimento 5 Stelle, quando, senza peli sulla lingua, dice o con me o fuori dalle... Questa è una considerazione che abbiamo sentito anche giornalisticamente parlando sui quotidiani, però penso che Cancelleri una risposta a questa la darà sicuramente col sorriso, o no?
Ma ci mancherebbe altro. Allora, io faccio parte di un movimento che decide i candidati in rete con il voto libero dei cittadini e che scrive il programma in rete con le idee e il voto libero dei cittadini. Io voglio stare lì, in questo posto. Adesso chi non è d'accordo perché si perde nel milione di domande da fare o da dire, o perché non è d'accordo e cerca sempre il pelo nell'uovo, è negli anni diventata una persona che purtroppo, e mi dispiace dirlo perché lo dico anche per tantissime persone che ho conosciuto in questa vita da movimentista e da attivista, si sono messe di traverso non facendo andare davanti tutti gli altri. Non è una questione di buona volontà, di trasparenza o di voglia di fare domande, è semplicemente è solo voglia di fare polemica. Allora Grillo risponde a queste persone, allora a me quando rispondo in questo modo mi sta bene, cioè o con me o contro di me, o con me o fuori dalle, non significa che dobbiamo essere sudditi di Beppe Grillo, significa che dobbiamo avere come obiettivo quello che dobbiamo portare un gruppo al Parlamento nazionale, abbiamo poco tempo per raccogliere le firme, ma soprattutto dobbiamo concentrarci alla stesura di un programma che deve rappresentare finalmente i cittadini all'interno di un'istituzione. Invece ci perdiamo nelle chiacchiere, democrazia sì, democrazia no, il punto G. E queste sono purtroppo delle retoriche che fanno semplicemente parlare male e perdere tempo. Un'ultima risposta ad Aldo che mi diceva questa cosa. Tutto nasce da quei fuori onda, per me non rubati, ma per me assolutissimamente lasciati, concordati, perché non è possibile fare un fuori onda rubato del genere. Quello lì poi aveva il microfono davanti alla bocca. E la risposta però non la devo dare oggi, la risposta la darò il giorno in cui usciranno le liste per il Parlamento. Io sono convinto al 100% che Giovanni Favia sarà candidato in uno degli schieramenti politici dei partiti. Ah, quindi questa è una riflessione importantissima. Allora, io concordo con Cancelleri quando dice che ci sono dei fuori onda pilotati, perché anche noi siamo qui, facciamo televisione. Se a me il regista mi manda qualche cosa che io sto dicendo in maniera confidenziale, prendo il regista e lo scappello, come si suol dire. Non mi sembra una cosa tanto normale, no? Voglio dire, intanto Grillo sbaglia, no? Dillo pure tu, dai. Certo. Dove però sembri un soldatino così. No, Marco, ti prego, ci conosciamo, lo sai che non sono un soldatino. Io ti ho sempre detto in più di un'occasione che io posso non essere d'accordo con Grillo, ma una persona quando sbaglia è un palesazione di un errore. Sbaglia chi mette la macchina indietro di sosta, sbaglia chi dà un ciaffone ad un bambino piccolo, quello è un errore. Quando qualcuno invece dice una cosa, tu puoi essere d'accordo o meno. Io a volte mi trovo in disaccordo con Grillo, ma anche Grillo si trova in disaccordo con me. È il gioco delle parti, insomma, siamo uomini. L'importante è che non ti dice fuori dalle, perché sennò ci dispiacerebbe tantissimo, no? E sennò diventerebbe Movimento 5 Stelle Sicilia. E quindi dovremmo poi in qualche modo farcene una ragione. Direttore, mi permette un attimo una domanda a Cancelleri? Mi permetti un attimo? A proposito proprio dell'allontanamento dei chiamiamoli dissidenti, non temi anche tu in qualche modo, dicendo io non sono d'accordo con Grillo, non temi anche tu di subire lo stesso destino che hanno subito altri tuoi colleghi in tempi anche recentissimi? Ma vedi, allora io personalmente no, ma no, non perché, non, come si potrebbe dire, sono perfettamente allineato, per cui è. Perché no, noi. Tutto mi pare che tu non lo sia, mi pare che tu esprimi anche liberamente la tua idea. Io esprimo pienamente e liberamente la mia idea, ma Grillo vuole persone nel movimento che siano così. Grillo non ha preso delle persone e le ha buttate fuori, Grillo ha preso delle persone che stavano danneggiando il movimento e le ha invitate più volte a dire: se non volete stare, se non vi piace più, allora tu puoi andare fuori dal movimento. Perché queste persone purtroppo hanno fatto una cosa, si sono iscritte al club della giacca grigia e poi dopo che sono entrati e si sono fatti eleggere come presidenti del club della giacca grigia, un giorno hanno detto: io ora voglio la giacca blu. Ma le regole erano quelle, le sapevi ancora prima di entrare, sapevi che non bisogna andare in televisione, sapevi che ci sono massimo due mandati, sapevi tutta una serie di situazioni, se non ti stavano bene rimani fuori. Invece in questo modo cosa è successo? Che si fa un gran parlare per poi alla fine attaccare sempre, perdere sempre e fare sempre continuamente polemica, per cui poi alla fine si rimane semplicemente al fatto di dire, perché attenzione,
sarà sottile la differenza, sarà un pelo, sarà un capello la differenza, però non sono stati buttati fuori. Lui ha detto non hanno più l'utilizzo del logo, ci ha ritirato la liberatoria, per cui queste persone continuano a essere lo stesso. Persone elette all'interno dei consigli comunali, consigli regionali, ma non possono più parlare a nome del Movimento 5 Stelle. Perfetto, allora Cancelleri, parliamo invece di programmazione, di futuro, parliamo di cose da fare per la Sicilia, che è la cosa che più ci interessa. Vorrei partire da Antonio Cardaci per far sentire anche quello che è il pensiero di chi vuole fare qualche cosa dalla base. Noi prima dicevamo in apertura che c'è bisogno di fare fronte comune, di cercare soluzioni condivise, e il Cardaci ha messo in piedi un consorzio e ora cerca ditte piccole, medie, grandi che vogliono consorziarsi, entrare nel consorzio, perché è importante portare avanti la politica siciliana sotto profilo ovviamente commerciale. Antonio. Sì, allora io non vorrei essere tanto ripetitivo perché abbiamo fatto già due puntate, però per fare capire un attimino all'onorevole Cancelleri qual è il nostro principio. Noi abbiamo creato un consorzio sul settore agricolo, il principio è riunire tutta la piccola e media impresa sotto un consorzio che abbia... Il principio qual è? È avere i prodotti con un unico marchio che faccia da garante sia per l'Italia e per l'estero. In questo consorzio noi cerchiamo tutti gli agricoltori, allevatori, gente che voglia cercare di risanare la Sicilia e gente che voglia cercare di crescere. Di crescere riunire... perché c'ha tutti i muri, c'ha le attività praticamente bloccate, no? Vive noi... in una situazione drammatica perché non riesce a commercializzare Viviamo i propri prodotti. Viviamo in una realtà purtroppo che solo per le grosse aziende, ma la piccola e media impresa purtroppo è morta, e noi stiamo cercando di far ripartire la piccola economia, la piccola e media impresa sotto un consorzio. I principi sono anche altri: cercare gli utili del consorzio di metterli in un fondo di autofinanziamento alle imprese per autofinanziarci da soli. Questi fondi mancano. Io vorrei anche dal governatore Cancelleri, anche come cittadino Cancelleri, che sono Cancelleri, come movimento nuovo, come persona che cerca di cambiare la Sicilia, di fare qualcosa per la Sicilia, di guardare anche il nostro progetto e di legarlo anche in modo anche politico. Glielo chiediamo subito. Giancarlo, mi posso permettere di darti del tu? Lo facciamo pubblicamente, certamente. Quindi non ci sono certamente cose nascoste. Certamente. Allora Giancarlo, l'iniziativa di Antonio Cardaci è importante perché dice vediamo se possiamo far sì che si possa fare filiera seriamente, che si curino gli interessi di quelle piccole aziende che sono in crisi e non hanno nessuno che gli dia una mano, che le banche gli chiudono i crediti, che non riescono a portare il proprio prodotto sui tavoli che contano. Come la vedete voi questa cosa? No, la vedo in maniera molto positiva, perché noi parlavamo di consorzi di agricoltori, la possibilità proprio che la regione si facesse promotrice anche di una culturalmente del fatto di fare proprio dei consorzi di agricoltori. Ne parlavamo già in campagna elettorale perché ce l'abbiamo sul programma, per cui ad esempio l'esistenza già di un consorzio, senza che ovviamente noi abbiamo messo mano, perché nasce spontaneamente dal lavoro di uomini, mi rallegra parecchio. Spero di incontrare signor Cardaci per approfondire bene anche il loro progetto, e magari, perché no, con l'ausilio della rete, noi la utilizziamo tantissimo, dare la possibilità a questo tipo di progetto di allargarsi a dismisura su tutto il territorio siciliano, anche perché secondo me c'è bisogno, e poco fa si parlava molto bene di prodotti agricoli della nostra zona che vengono spesso sottovalutati o che vengono addirittura lasciati direttamente sugli alberi. Un tempo c'era il macero, adesso non si raccolgono neanche più perché arrivano per effetto di quegli, permettetemi di definirli, dissennati accordi a livello europeo. Si fanno arrivare le merci dall'estero, mentre le nostre neanche ci sogniamo di mangiarle. Una battuta fra tutte: quando Grillo è stato qui in campagna elettorale ha detto in 17 giorni non sono riuscito a mangiare un'arancia siciliana, ma purtroppo è la verità, e viene difficile anche a noi riuscirle a trovare, a meno che non abbiamo un albero in campagna. Allora, una legge anticontraffazione seria,
e chi lavora in agricoltura sa benissimo di cosa stiamo parlando. Questa nasce da quella che era la protesta iniziale dei forconi. Io mi permetto di non snaturarla dal punto di vista di chi l'ha fatta nascere, gli riconosco ai forconi chiaramente l'identità, però siccome è una bella idea, noi ora all'interno del palazzo la vogliamo portare avanti. Quindi una chiara legge anticontraffazione che non permetta alle merci che vengono dall'estero di appropriarsi di un marchio made in Sicilia che non gli appartiene. Poi culturalmente allargare sempre di più i consorzi, dando anche la possibilità di fare proprio consorzi di arance, consorzi di tutti quei prodotti che vengono messi. E possiamo pensare ad esempio al consorzio Melinda, che tanti piccoli produttori sono messi insieme e sono riusciti a fare veramente quella che oggi è una multinazionale, ma nel CDA della Melinda non ci sono persone in giacca e cravatta. Nel CDA della Melinda ci sono i piccoli produttori che fanno valere per la loro quota le scelte che vengono fatte. Questo significa fare agricoltura di consorzio. E poi dobbiamo cominciare a tassare gli imballaggi delle merci che provengono da fuori, perché dobbiamo tutelare i nostri agricoltori. E poi soprattutto cominciamo a parlare finalmente di agricoltura a chilometro zero e di distretti alimentari in Sicilia che possono cominciare a tutelare tutte quelle produzioni che ci sono nell'Interland che insiste immediatamente in quei territori, perché dobbiamo dare spazio ai produttori. Oggi mi è arrivata voce che nella zona di Vittoria ci sono 7 agricoltori che hanno avviato lo sciopero della fame e chiaramente noi ci siamo già allertati, stiamo cercando di contattarli, e c'è l'assessore di Vittoria, che non è ovviamente del Movimento 5 Stelle, ma che ha contattato uno dei nostri deputati, Vanessa Ferreri. Questo perché stiamo vivendo in un momento di grave crisi e nessuno ovviamente deve essere lasciato indietro. Allora dall'agricoltura deve nascere tutto, perché se la Corea si compra mezzo Madagascar, lo disbosca e comincia a piantarci mais e gran turco, significa che fra 20 anni dobbiamo cominciare a fare le guerre non più per il petrolio ma per il cibo. Allora cominciamoci ad attrezzare, che probabilmente in Sicilia abbiamo lasciato indietro l'oro che avevamo a discapito invece di dissennati accordi della Comunità Europea che non ci hanno permesso più di portare avanti le nostre merci. Mi permette di continuare? Sì. Vorrei, guardi, la do anche pubblicamente perché tanto è di dominio pubblico, vorrei dare la mia email al signor Cardaggi in maniera tale che possiamo metterci quantomeno in contatto. giancarlocangelleri@gmail.com, mi farebbe molto piacere conoscerla. Benissimo, lui ne ha preso nota, voleva fare altre domande, ovviamente un'altra gliela concediamo sicuramente, perché c'è un momento importante, perché noi vogliamo fare, caro Giancarlo, noi vogliamo fare seriamente servizio pubblico. Ecco, quello che noi facciamo, come parliamone ora, ha questo tipo di trend fondamentale. Vogliamo cercare di entrare nel merito dei problemi e tentare quantomeno di dare consigli per risolverli, anche se non possiamo, ovviamente, non abbiamo nemmeno noi la bacchetta magica, però vogliamo smuovere le coscienze. Ma Crocetta dov'è? Crocetta sarà a lavorare. A fare un'altra conferenza stampa, cancellare. Lavora di notte, lavora di notte. Che fa Crocetta? Non lo so, non lo deve chiedere a me. Non lo so. Sei petulante, non lo chiedo. È andato a Librino a dire che è cambiato tutto. Ma l'avete vista a Librino com'è cambiata da quando è arrivato Crocetta? Ancora non è cambiata. Posso fare una domanda? Sì, è polemico. Onorevole Cancelliere, scusi. Allora, io ho creato questo consorzio nel 2009 con un principio: risanare l'agricoltura siciliana e far ripartire la Sicilia. Come? Creando un grosso consorzio, creando le basi e le strutture che ci mancano in Sicilia, perché noi ci mancano le fabbriche, noi prendiamo i nostri prodotti, li andiamo a portare fuori dalla Sicilia, a farli confezionare, poi ci ritornano indietro nei nostri supermercati dove noi li andiamo ad acquistare. Perché non fare le strutture qua in Sicilia? Il principio del consorzio è questo, non andare a creare un consorzio come tutti gli altri, avere 10, 20, 30, 50, 1000 consorzi in Sicilia, averne uno che faccia da garante per tutta la Sicilia e tutto il resto del mondo, un unico consorzio, con tutti eventualmente gli altri consorzi associati. E poi un'altra cosa, noi compriamo la carne che viene dalla Spagna, dalla Germania, il latte che viene dalla Germania, queste cose noi li dobbiamo eliminare, creare i supermercati nostri siciliani con un marchio nostro. E poi un'altra cosa, una riflessione, noi alla gente nei supermercati gli vendiamo la spazzatura,
sarebbe la carta, la plastica. Perché non fare dei degassificatori in ogni supermercato dove acquistiamo la spazzatura, ce la portano là, noi gliela paghiamo, gli diamo uno scontrino, l'indomani lo vengono a spendere nel nostro supermercato. Così togliamo sta differenziata e togliamo tutto sto bordello delleato. È sbagliato come principio. Mi piace che è molto animato lui. Scusi, se è quello che penso, è quello che abbiamo intenzione di fare. E poi noi abbiamo dei vari punti in Sicilia, il turismo è la prima cosa, noi abbiamo ad Agrigento dei templi che sono all'impiedi, purtroppo i turisti vanno ad Atene a vedere le pietre buttate per terra, incrementiamo il turismo. Cioè questo lo potete fare voi che siete nella politica. Stai mettendo troppa carne sul fuoco. Purtroppo è quello che penso, mi scusi, è quello che vogliamo cercare di fare. Il contatto sicuramente ci sarà, quindi il Cardaci. Do anche la mia email, antoninocardaci@gmail.com. Ecco qua, anche lui pubblica, non ci sono problemi, quindi ve la potete scambiare, perché ormai si parla solo via mail, il telefono lo si bandisce perché costa caro. No, se vuole il telefono glielo posso scambiare. No, perché il telefono costa caro, bisogna risparmiare. Ce lo scambiamo via mail. È importante, no? Volevo... Me lo dice sempre mia moglie, tu con la tua bolletta del telefono devi tagliare. Volevo dire una cosa proprio a completamento di questo discorso. Non faccio chiaramente il nome della banca, però c'è un servizio bancario appunto offerto, poco fa parlava di un fondo di credito per far ripartire l'economia delle piccole e medie imprese, che attualmente sta partendo e che mi sembra veramente degno di nota, poi magari lo approfondiamo con il signor Cardaci assieme via email, che dà la possibilità a fronte di chi investe per microcredito, credito per la piccola e media impresa, questa banca mette 4 perché crede nel far ripartire l'economia attraverso l'agricoltura e la piccola e media impresa, che Giancarlo, sono veramente la spina dorsale. Scusami se mi posso permettere. Ti do la licenza di citarla questa banca, noi facciamo un servizio pubblico, quindi banca etica. Voglio dire, la facciamo, non becchiamo un euro, però la facciamo. Non la becco neanche io, è banca etica però. La banca? Banca etica. Etica, banca etica. Scusi una cosa. Banca etica. Una cosa gliela posso dire? Sì, ancora una cosa, però non ti allargare troppo. Una domanda. Se io ho un'azienda, sono protestato, ho un'iscrizione al CRIF, sta banca è in grado di farmi un finanziamento? Allora, io le voglio dire, noi l'utile del consorzio nostro lo mettiamo in un fondo di autofinanziamento alle nostre imprese, noi ci finanziamo con i nostri soldi, non abbiamo bisogno di banche, questo è il nostro principio. Ora, se io sono una persona protestata, ho un'iscrizione al CRIF, sta banca mi fa il credito? Ma chissà, banca etica. Questo non lo so perché io non lavoro in banca, però potreste andare a parlare con loro, se vuole possiamo fare noi un'intermediazione, nel senso che posso accompagnarla in questo caso, mi farebbe anche piacere conoscerla di presenza, ma è semplicemente per... questa è una nuova idea, c'è in questo momento un istituto bancario che sta credendo nella fine della crisi attraverso la possibilità di dare soldi. Attenzione, stiamo parlando di microcredito a tasso agevolato, cioè non stiamo parlando di un prestito a tassi usurai che dopo praticamente vi impiccate, perché capisco bene che voi avete fatto un fondo fra le imprese, tenete fuori le banche perché così tenete fuori gli interessi usurai, bellissima idea, però se c'è qualcuno che vi può dare il doppio dei soldi che ci state mettendo a delle condizioni che tutto sommato possono darvi delle possibilità maggiori, perché non valutarla questa cosa? Dico solo valutarla, attenzione. Poi anche io come lei non credo è male. Poco io vorrei nelle chiedere banche. L'avvocato, vorrei chiedere all'avvocato Penna se conosce questa banca, la banca etica. Sì, conosco la tematica della banca etica, evidentemente è uno dei tentativi che vengono sostenuti per cercare di rilanciare un pochettino la possibilità di un'immissione di liquidità in un'economia dove è stata assolutamente aspirata del tutto la liquidità. Azzerata completamente. Volutamente e scientificamente per distruggere l'economia. D'altra parte, vedete, si sta parlando di cose importanti stasera e questo mi rende tutto sommato felice sotto quale aspetto. Gli ospiti presenti, a cominciare da Cardaci, promotore di un'iniziativa molto importante, che mira evidentemente a recuperare uno dei capisaldi dell'economia siciliana che è stata inopinatamente cancellata e messa da parte.
Guardi, direttore, l'altra sera ho una bambina che in quinta elementare stava facendo una ricerca sulla Sicilia e mi diceva: papà, ma tu lo sapevi che la Sicilia era il granaio d'Europa? Dice: ma perché, dice il libro, era il granaio d'Europa? E ora dice: perché non lo è più? Sì, ho detto, purtroppo non lo è più, perché le politiche economiche che sono state portate avanti hanno fatto sì che cambiasse questa connotazione. E allora questo è indicativo di che cosa? Di un malessere molto grave e profondo, perché basterebbe pensare. Lo stesso Gardaci evidentemente ha messo in evidenza la necessità di riuscire a costruire della progettualità e a sostenerla in maniera autonoma, cioè senza ricorrere agli usurai di sistema, le banche. Questo è fondamentale. Ma badate bene, c'è anche di più, perché la cosa importante sarebbe innanzitutto, per la tutela dei nostri prodotti, riuscire praticamente a fare in modo che poi si risolve in due forme di tutela, su due piani, uno dal punto di vista economico e dal punto di vista che si assicura la crescita delle nostre aziende e si cresce anche la possibilità di dare lavoro ai nostri siciliani, cittadini siciliani. Ma se bate bene, c'è anche un profilo che riguarda la salute. Noi in questo momento siamo invasi da una miriade di prodotti che sono fatti a base di OGM, organismi geneticamente modificati, e badate bene che nella maggior parte dei casi vengono occultate e oscurate quelle ricerche di persone, di scienziati liberi che hanno individuato delle gravissime malattie a carico di diversi organi del corpo umano, a carico di persone che fanno uso, si alimentano con prodotti con OGM. Giusto? In particolare addirittura questo incide sulla forma del DNA, quindi questo dovrebbe fare riflettere. Diventiamo tutti figli di nessuno. Volevo aggiungere una cosa importante, se mi consente il direttore. Prima una chicca con l'onorevole cancelliere, che suo malgrado io mi consenta la chiamerò sempre onorevole, per una ragione ben precisa. Perché voglio ricordare all'amico Giancarlo Cancellieri, che io chiamo onorevole, che il Parlamento siciliano è il primo Parlamento della storia. Sì, e quindi noi, nel difendere la denominazione dei rappresentanti del popolo, dobbiamo difendere non solo una cosa che può rappresentare, diciamo che ha un significato storico notevole che va difesa, ma difendiamo anche le persone che rappresentano legittimamente il popolo siciliano, con una cosa in più: evidentemente non ci dobbiamo fare deviare un pochettino da quello che è stato l'andazzo fino all'altro giorno. Se gli onorevoli che hanno calcato il Palazzo dei Normanni nel corso delle varie legislature che si sono susseguite nella fase della Repubblica hanno dimostrato di non essere onorevoli, bensì disonorevoli, ciò non toglie che il titolo voi lo dobbiate difendere dimostrando con i fatti di essere onorevoli, al di là del problema della denominazione. E quindi per questo la chiamerò sempre onorevole, mi consenta. Ma vi è di più, una cosa importante è questo: poc'anzi si parlava della questione di Grillo. Allora io penso una cosa, è una mia idea, ho fatto delle analisi abbastanza da recente, abbastanza approfondite, e credo effettivamente che probabilmente il Movimento 5 Stelle, per la formazione, la composizione della gente che lo sostiene, di chi è stato eletto, molte persone che sono persone per bene, la stragrande maggioranza devo dire, ragazzi anzi che si sono attaccati a questa nuova idea, a questo nuovo progetto che mira evidentemente a dare una speranza di futuro a tutti quanti. Però veda, io personalmente sono convinto di una cosa, che voi siete caduti in un tranello micidiale, in una trappola mortale, che è la predisposizione di una struttura che mira a canalizzare praticamente il voto di protesta per la crisi della politica in generale. E allora voi rischiate, così facendo, per esempio con quei gesti che hanno un effetto sintomaticamente propagandistico, che è quello di rinunciare alle indennità o di rinunciare a una parte delle indennità che spettano ai deputati. Perché dico questo? Tutto sommato non risolve niente. Si farebbe bene invece a cercare di operare sui contenuti. Primo, andando a rimuovere il grande inganno che sta alla base di questa grave crisi che attanaglia tutti i paesi dell'Europa in particolare.
Cioè, voi dovreste avere il coraggio di dire quello che non fa Beppe Grillo, che conosco da 36 anni personalmente. Primo, che cos'è il debito pubblico? La truffa del debito pubblico. Che il fatto che la crisi dipenda da questa, anche sulla questione dell'evasione, mi pare che l'altra volta mi sono espresso rappresentando come che sia un falso problema creato apposta per depistare l'attenzione della gente e rompere l'unità del popolo su questi temi, anziché cercare di concentrare la massima attenzione su che cosa? Sulle cause primarie di quello che è una crisi scientificamente portata avanti per cancellare le democrazie, i diritti dei cittadini, attraverso quello che in America definiscono praticamente uno dei criteri fondamentali, la dottrina dello shock and awe. Sostanzialmente si crea paura per costringere la gente ad accettare delle soluzioni di ripiego che sono lontane mille miglia dalle condizioni di benessere in cui si stava prima. Questo, e ho finito direttore, significa che cosa? Che voi dovreste puntare più sui contenuti. Se lei oggi, stasera qua, in questa sede che ci ospita, si prende l'impegno preciso di dire prima di tutto di sostenere il rispetto integrale dello statuto, a cominciare da richiedere, da rivendicare con tutte le vostre forze il ripristino dell'Alta Corte di Giustizia siciliana. Seconda cosa, il diritto e il coraggio di dire la verità dicendo che il debito pubblico è una truffa. Beppe Grillo lo sa perché frequentava per tanti anni il professore Giacinto Auriti, che lo ha istruito e lo ha arricchito culturalmente nella conoscenza di queste tematiche. Mi meraviglia che io lo conosco personalmente, Beppe Grillo. Avvocato, sta dicendo anni, troppe cose e non riesce poi a fare una riflessione compiuta. Quindi io direi, per chiudere questo intervento, puntare sui contenuti e ripristinare un rapporto di trasparenza reale con la gente. Se si riesce a fare questo, evidentemente potrà nascere una nuova stagione politica. Allora, risponde Giancarlo, poi volevo sentire anche Marco, ovviamente, sulla questione dei consorzi, cosa ne pensa da vecchio giornalista navigato. Io prego. Volevo fare, prima di rispondere alla domanda al dottor Penna, ma lei ha letto il programma del Movimento 5 Stelle Sicilia? Mi basta un sì o un no, Sì, l'ho letto. Ah, ecco, allora è a fronte. Le potrei dire di più se mi consente. Sì. Allora, le potrei dire di più, onorevole, se mi consente, direttore. Sì, io addirittura a Catania ho fatto rompere il Movimento 5 Stelle, non per mia scelta, si è rotto da solo, perché ero stato invitato da alcuni personaggi che sono tra i più importanti presenti a Catania città, per istruire, avviare un corso di alfabetizzazione sullo statuto siciliano. Abbiamo fatto due incontri, il terzo incontro c'è stata un'assemblea, hanno capito che quello che io dicevo, che era semplicemente una valutazione tecnica su quello che è lo statuto speciale come strumento normativo disapplicato, e quello che è stato fatto nei fatti, che è stato praticamente calpestare questo strumento fondamentale che doveva tutelare la dignità del popolo siciliano. Allora io ho avuto modo di approfondire con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle anche il contenuto del programma vostro. Chiudo. Ecco, sentiamo Giancarlo sulla riflessione dell'avvocato. Mi pare che la risposta c'è, nel senso che voi siete d'accordo sul fatto che lo statuto siciliano debba essere attuato seriamente, non in maniera così, diciamo, abbastanza finta, per non dire qualche cosa di peggio. No, ma no. Durante la mia prima partecipazione alla vostra trasmissione, durante la campagna elettorale, c'era l'avvocato Sgroi e abbiamo approfondito il tema dello statuto. Ma è chiaro che se si legge il nostro programma, l'attenzione nei confronti dello statuto siciliano è forte e pressante, perché è veramente una carta costituzionale, seppur magari con qualche ruga, ma d'altronde anche la Costituzione qualcuna ne ha, perché ha dei limiti ad esempio negli istituti di partecipazione nei confronti dei cittadini, che non sono un attimino restrittivi. Invece dovremmo un po' di più aprire alla possibilità dei cittadini di partecipare un po' di più alle scelte economiche e amministrative, ma rimane pur sempre una carta che può dare la possibilità a chi governa di fare
delle scelte coraggiose, ma con questo intendo che l'autonomia ci potrebbe dare la possibilità di andare direttamente come Presidente della Regione o come Parlamento ARS direttamente a Bruxelles anche a chiedere la ridiscussione di quei parametri di cui si parlava poco fa che riguardano l'agricoltura, riguardano l'industria. Cioè gli accordi del WTO li hanno presi a Bruxelles a 2000 chilometri, 2500 chilometri da Palermo, da Catania, da Caltanissetta, da tutte le città siciliane. Abbiamo finalmente la possibilità di riappropriarci, questo significa autonomia. Invece in questi anni purtroppo l'autonomia dello Statuto siciliano è stata utilizzata per non recepire quelle che erano i tagli alla spesa pubblica, la cosiddetta spending review. Si tagliano le province ma da noi no, si tagliano gli stipendi ma da noi no, si fanno i tagli ma da noi no. Perché? Perché non si recepisce. Quando invece c'è da fare autonomia, cioè quindi da prendere soldi dallo Stato nazionale, allora siamo subito pronti. Purtroppo l'autonomia in questi anni è stata infangata e c'è una larga fetta dell'opinione pubblica che pensa che lo Statuto siciliano sia una palla al piede. Non è così, non è assolutamente così invece. Può essere un volano di spinta. Io adesso non lo so se i cittadini siciliani in questo preciso momento hanno bisogno dell'alta corte, del ripristino dell'alta corte. Io penso che in questo momento di grave crisi probabilmente hanno bisogno semplicemente di avere la sicurezza di poter passare una vita serena, magari con un posto di lavoro o anche mezzo posto di lavoro, e la dignità di poter guardare negli occhi i propri cari e dire stasera si mangia senza particolari remore e salti mortali. E questo secondo me deve diventare il punto di partenza che dobbiamo avere nei confronti dello Statuto siciliano, cioè dobbiamo approcciarlo per prendere queste decisioni. Mi sembra che questo Parlamento non abbia l'intenzione di buttarlo a mare, anzi, io come Movimento 5 Stelle noi chiaramente siamo molto pronti e vorrei dire di più. Siamo allo studio di un documento che ci è stato fornito dalla Fondazione Whitaker, che ci sta dando praticamente conferma che le parcelle assicurative e alcuni tipi di introiti che dovrebbero in linea teorica spettare alla regione, perché nelle altre regioni spettano alla regione, da noi non è così, vanno a finire direttamente allo Stato, per cui questa cosa, ha finito questo studio, la porremo direttamente all'esame sia del governo che anche del Parlamento regionale, perché se questa cosa è così ed è vera non va bene e questi soldi invece devono rimanere qui, perché se le altre regioni ce li hanno ce li dobbiamo prendere anche noi. Un'ultima cosa, una stoccata, me la dovete consentire, non è un'operazione di facciata propagandistica a rifiutare lo stipendio o quant'altro. Noi abbiamo dichiarato che ci autoridurremo gli stipendi a 2500 euro, la parte eccedente, visto che non c'è una legge che ci permette di lasciarli direttamente alla regione e quindi li dobbiamo prendere, faremo un assegno e li ridaremo alla regione. Come? Stiamo facendo un apposito emendamento in commissione bilancio per far attivare un capitolo di bilancio in entrata che sarà dedicato al microcredito, alla piccola e media impresa e alle attività artigianali, perché noi i nostri soldi che non ci prendiamo vogliamo che vadano a finire lì. L'assessore deve rendicontare come spende questi soldi, il microcredito deve partire, la regione si deve far carico. Ti posso fare una proposta, sì. Giancarlo? Posso fare una proposta? Sì, mi dica. Che va, diciamo, a tagliare un po', come si dice, la testa al cosiddetto toro. Ma se avete deciso di prendere 2.500 euro al mese come indennità e avete da mettere a disposizione del pubblico, praticamente mi pare più di 12.000 euro, mi pare che siano sui 15.000 euro lo stipendio mensile, perché non provate invece direttamente a far sì che un po' di disoccupazione venga eliminata? Perché non provate voi a fare dei contratti a della gente che non debba ovviamente venire a scaldare delle poltrone, ma che venga a rendersi utile per tante cose, darvi una mano a voi nell'amministrazione, perché per più persone si mettono intorno ad un tavolo con chiari propositi di poter fare qualcosa, più possono essere utili. Per esempio, che so, se arrivassero invece di portare questi soldi nelle casse della regione, che poi, come detto, non si sa dove vanno a finire, in quali meandri vanno ad insinuarsi, si potrebbe dire: guardate, assumiamo noi 5 persone, 5 padri di famiglia, e gli diamo l'opportunità di vivere, di venire a lavorare alla regione, di venire magari a dare una mano a voi per incontrare gente, portare in giro per la Sicilia iniziative importanti che per esempio il Movimento 5 Stelle vuole fare. Io lo dico perché mi sembra di fare una
c'è un'operazione semplice di matematica, no? Voglio dire, io ho a disposizione 20.000 euro, perfetto, prendo 10 persone e le gratifico, le faccio lavorare. Voglio dire, questo penso che potrebbe essere la soluzione migliore che i cittadini potrebbero apprezzare. Lo do, diciamo così, come consiglio. Non so se si potrà attuare questa cosa, però penso che possa essere importante, perché vedete, quando si parla di tagliare gli sprechi in Sicilia in particolare, purtroppo si parla di tagliare teste, perché in Sicilia lo spreco principale è stato fatto dalla politica passata nel cercare di dare soldi a gente per non fare nulla, e questo è il problema più grande che la Sicilia ha sulle spalle, ed è per questo che io insisto su questo argomento. Caro direttore, sì, allora a questo invito c'è un invito di Cardaci. No, un attimo, volevo dire una cosa. Mi perdoni, volevo quello che le voglio dire. Noi con un attimino, poi mi rispondo. Posso parlare? Sì. Con il nostro consorzio, io parlavo poco fa di andare a creare delle strutture che mancano, andare a creare una fabbrica di patatine, per fare le patatine fritte, una fabbrica di carciofi, tutte queste fabbrichette che verranno, una fabbrica di confezionamento ortaggi, cioè tutto quello che comprende il nostro progetto, che non sto adesso a definire perché già ne abbiamo parlato in diverse puntate, andare a creare posti di lavoro, andare a portare la gente a ricredere nella campagna, nella terra, a portare gente che vadano a lavorare in campagna perché prendono lo stipendio, non che ci vanno per andare a cogliere le arance, quel periodo, 150 giorni e poi si vanno a prendere la disoccupazione. È sbagliato portare la gente a lavorare tutto l'anno in campagna. Oggi noi in Sicilia abbiamo grandissime difficoltà per il lavoro, in mettere i nostri giovani sul mondo del lavoro, perché no riportarli sulla campagna e sulla terra? Per fare questo ho bisogno anche della sua collaborazione. Qual è la sua collaborazione che io chiedo in questo momento? È raggruppare tutta la piccola e media impresa sul settore agricolo in una grossa conferenza che faccia parte di un consorzio. Per organizzarla, se viene l'onorevole Cancellieri oggi e dice signori miei, c'è un consorzio, entrate a fare parte di questo consorzio perché è una cosa seria, non si parla di fregare, non c'è politica nel mezzo, non c'è niente. Entriamo a fare parte in questo consorzio e partiamo con la ristrutturazione della Sicilia. A lei daranno fiducia. Io sono una persona comune, una persona come l'altro. Sa cosa mi chiederanno? Ma tu a Palermo chi hai? Tu a Roma chi hai? Questo è il grosso problema. Bravo. Allora, è un rivoluzionario. Non sono un rivoluzionario, sono una persona che già allora, ha vissuto. Io poi voglio fare due domande flash a Cancellieri prima di congedarlo, ovviamente, perché è stato disponibile. Lo ringrazio per la sua disponibilità. Intanto risponda un po' quella che è la provocazione che io le ho fatto prima, che penso non sia da sottovalutare. No, le volevo dire che, caro direttore, quello che ha detto lei è già fatto, perché abbiamo lanciato un concorso per curriculum fra tutte le persone che ci hanno seguito, e perché volevamo selezionare all'incirca una decina di persone da portare all'interno del nostro staff parlamentare. Ci sono arrivate, e lo dico perché mi piace anche dirlo, perché vuol dire che siamo seguiti, ci sono arrivati 109 curriculum fra... E ovviamente i requisiti da avere c'era la disoccupazione, perché vogliamo dare anche spazio. Abbiamo il nostro Massimiliano Coppola che vuole mandare anche il suo curriculum. Arriva tardi, purtroppo, abbiamo già chiuso, però è stata una bella esperienza di valutazione dei curriculum. Abbiamo fatto chiaramente una graduatoria. Le persone dovevano avere dei requisiti a livello di curriculum, perché abbiamo cercato qualcuno da inserire nell'ufficio legislativo, qualcuno da inserire nel reparto amministrativo, segreteria, logistica, un reparto di comunicazione, perché noi utilizziamo moltissimo i social network, i video, YouTube, ma anche il nostro sito internet, per cui veramente ragazzi di 20-22 anni... Scegliete però giornalisti, Cancellieri? Sì, due addetti stampa, Però quelli non erano disoccupati. Però scegliete giornalisti, quantomeno pubblicisti o professionisti. No, due addetti stampa, giornalisti proprio, li abbiamo presi. era importante. Questo per dire che abbiamo dato spazio a quella che secondo noi doveva essere anche la possibilità meritocratica di entrare a far parte di una cosa, anche perché comunque noi avevamo bisogno realmente di alcune persone che ci appoggiassero in questo lavoro, per cui il modo più bello per sceglierle secondo me è stato proprio questo, e cercare anche di conoscere competenze nuove sul territorio, persone con alcune delle quali stiamo già collaborando, che sono secondo me formidabili.
Per quanto riguarda invece il signor Cardagi, per la proposta di fare un convegno, io sono completamente a disposizione, perché l'idea non è che mi piace di più, proprio me ne sono quasi innamorato, perché proprio era un'idea che portavamo noi, e scoprire che già qualcuno, ancora prima, perché se mi dice che è nato nel 2009, noi quest'idea nel 2009 non l'avevamo ancora partorita, per cui c'è già qualcuno che di questa soluzione aveva fatto già una pratica. Benissimo, organizziamolo insieme, io sono pienamente d'accordo e ci metto la faccia per fare questa cosa. Perfetto, benissimo, risposta immediata. Allora, abbiamo nuovamente il web, perché ovviamente essendoci il Movimento 5 Stelle, il web ora va in fiamme, perché arrivano centinaia di mail, ne selezioniamo, confido ovviamente nella capacità professionale di Massimiliano Coppola e di Ornella Falsaperla per cercare di sintetizzare quello che è il pensiero di coloro che amano esprimersi tramite il web. Sì. Se l'onorevole Cancellieri ci dà quella piccola risposta sintetica sulla questione del debito pubblico, se lui e il Movimento 5 Stelle si farà pensa che sia una truffa il debito pubblico, glielo faremo subito dire, di informare la gente su quello che il nostro navigatore di internet del nostro studio ha fatto anche questa domanda, l'avvocato. Allora, grazie. Andiamo un attimo al web, sentiamo le domande e poi rispondiamo. Sì, direttore, allora volevo leggere un'email di Maria Pia che scrive: ieri sera Benigni è riuscito ancora una volta a renderci orgogliosi di essere italiani. Cosa si può fare, secondo gli ospiti, per evitare che i principi della nostra Costituzione rimangano eternamente utopia? Questa è una domanda che, come si suol dire, nasce spontanea, perché c'è ormai l'arte che si mette a disposizione della politica, no? Se prendiamo Grillo, grande esperienza cinematografica di uomo, di showman, ora anche Benigni propone la sua dotta figura al servizio delle istituzioni, parlando della Divina Commedia, ma anche della Costituzione. C'è stato un boom di ascolti, che poi siano negativi o positivi, un po' di retorica. Allora, la domanda la facciamo rispondere da Palermo. Poi volevo fare due domande sintetiche, sempre di politica, che riguardano il quadro nazionale e ovviamente il quadro siciliano. Giancarlo. Ma cosa possiamo fare per far sì che quello che c'è scritto nella Costituzione non sia per sempre disapplicato? Dobbiamo diventare cittadini attivi, dobbiamo cominciare a far della partecipazione non solo il nostro cavallo di battaglia, ma dobbiamo cominciare a pretendere da noi stessi di diventare quelli che abbiamo sempre definito cittadini con l'elmetto, perché se votiamo per una persona e poi ci mettiamo alla finestra e facciamo i guardoni della politica, purtroppo questo nel tempo, quando ci siamo distratti, ha permesso anche alla persona che avevamo votato, che pensavamo che fosse la migliore, gli ha permesso invece di fare poi alla fine i cavoli suoi e di farsi tutte le sue, i suoi ingiugi e le sue storie all'interno dei posti di potere. La partecipazione invece permette ai cittadini di poter monitorare continuamente. Questo però purtroppo è un sacrificio che ognuno di noi deve fare. La Costituzione è credo una delle migliori carte costituzionali veramente che abbiamo al mondo, scritta perché è nata da una condizione storica molto particolare, è un po' come lo statuto, cioè c'è stato del sangue versato per scrivere quelle parole. Allora non possiamo pensare che probabilmente non valga niente o che probabilmente sia vuoto di significati, ma per essere viva ancora oggi ha bisogno che qualcuno che abbia sangue nelle vene cominci a riscaldarselo per amore di quella carta. Invece i cittadini, mi sembra che un po' se ne siano dimenticati, lasciando ad una classe politica che non si è minimamente curata di nascondersi dietro la paratia, e gli ha permesso di fare quello che voleva. Oggi mi sembra che c'è invece una grande attenzione. Tre domande velocissime. Mi sembra che oggi c'è una grande attenzione. Tre domande velocissime. Sì. La prima è legata al territorio siciliano. Crocetta ha capito che può contare sulla vostra disponibilità se ci sono passi importanti che servano all'isola? Vi considera dei partner nella sua rivoluzione, così l'ha definita?
Io ho detto a Crocetta personalmente, l'ho detto anche in campagna elettorale, lo ripeto ai telespettatori che ci stanno ascoltando dalle vostre telecamere. Noi abbiamo acceso un credito nei confronti di Crocetta. In che senso? Abbiamo detto che siamo equidistanti da tutte le forze politiche all'interno del palazzo, però siamo pronti a votare le proposte nel merito. Se saranno delle proposte buone per i cittadini, noi i nostri voti non li faremo mai mancare. Se chiaramente saranno le proposte negative, i nostri voti si tradurranno in 15 voti di opposizione. E quindi saranno 15 no. Questa credo che sia una cosa che il presidente Crocetta può spendersi, però deve proporre delle cose Vi siete buone. dati delle scadenze? Vi siete dati delle scadenze? Ma Bisogna verificarle le cose. certo che bisogna verificarle le Nel cose. tempo, dico, bisogna, insomma. Ma guarda, purtroppo la Sicilia è talmente piena di guai che le scadenze già sono dietro l'angolo. 31 dicembre del 2012, già ce ne sono una serie. Mi riferisco a forestali e a corsi di formazione. Io vengo dalla provincia di Caltanissetta, dove ci sono quattro enti che sono rimasti a secco di soldi e che c'è un avviso 5 pendente, nel quale si dice che bisogna fare i contratti per far lavorare queste persone. Ancora non è stato fatto nulla. Il 31-12 c'è la scadenza dei contratti dei precari, il 31-12 c'è la scadenza degli ATO. Insomma, c'è una serie di situazioni che devono essere affrontate e portate direttamente sul tavolo. E non dobbiamo aspettare neanche tanto, mancano semplicemente meno di 15 giorni, per cui a questo punto li valuteremo nel merito le proposte di Sì. questo governo. Noi chiaramente non stiamo a guardare in maniera passiva, stiamo anche noi progettando e preparando delle cose da proporre e chiaramente proporremo anche noi in aula e al Presidente Crocetta qualcosa da poter analizzare. Un'ultima cosa, un'ultima domanda, gliela voglio fare di carattere politico generale. E voi avete fatto le primarie all'interno del vostro movimento, avete scelto le figure che dovranno in qualche modo poi lottare, perché di lotta si può sicuramente parlare, per riuscire ad entrare nel Parlamento, però vi chiedo, ecco, i media in questo momento stanno dicendo delle cose che a chi osserva e chi vive nei quartieri e che fa cronaca e osserva lo stato di degrado in cui la popolazione al momento si trova, si rende conto che la politica a livello nazionale, i media a livello nazionale dicono: ah, fortunatamente abbiamo avuto il Presidente del Consiglio che ha risolto i problemi d'Italia, ha praticamente evitato all'Italia il default, ha evitato all'Italia di essere messa non so in quale lista nera, insomma, colui che finalmente è riuscito a rimettere in movimento l'Italia. Ma qui, io che faccio l'osservatore, certe volte mi fermo a riflettere e penso, forse ho sbagliato nazione, oppure mi sono svegliato in Italia, ma fino a ieri vivevo in Giappone, perché io dico, ma scusatemi, oggi il governo Monti ha risolto, se così si dice, se è vero che ha salvato l'Italia, solo levando i soldi dalle tasche di coloro che soldi non ne hanno, cioè se li sono fatti prestare, hanno rinunciato al cenone di Natale, al Capodanno, a comprare anche le cose, non so, di prima necessità, perché hanno pagato l'IMU, perché hanno pagato questa famosa tassa. Allora, in tanti, alcuni che io conosco, sostengono che questo governo è il governo dei benestanti. Cosa ne pensate voi? Ma io credo che questa cosa, fra l'altro, è stata detta più volte, non solo da Monti, ma anche dal presidente Napolitano. Negli ultimi tempi, i vari governi che si sono succeduti, c'è stato Prodi, poi Berlusconi e poi anche Monti, hanno svenduto la sovranità monetaria e la sovranità popolare agli altri paesi. Noi abbiamo venduto debito. Il nostro debito e adesso chiaramente non siamo più padroni della nostra terra, della nostra nazione, perché quando la Francia può vantare oltre 500 miliardi di euro nei nostri confronti perché ha comprato i nostri titoli e li detiene, la Germania quasi altrettanto, possono decidere della nostra
vita. Allora cosa diamo in cambio? Diamo in cambio di costruire le centrali nucleari, poi succede Fukushima e non le costruiamo più. Però cosa abbiamo? Noi, molti non lo sanno, che in Sicilia l'acqua, Siciliacque in realtà è Veolia, che è una società francese. Noi abbiamo venduto la nostra acqua ai francesi. Perché? Per degli accordi che sono stati fatti su questo merito, e non li abbiamo fatti noi, nessuno di noi li ha mai sentiti dire, non c'è mai stato nessuno che ci è venuto a dire: ah sai, ti abbiamo venduto l'acqua, ah sai, ti abbiamo venduto questo servizio, quest'altro servizio. Non abbiamo mai potuto scegliere. E oggi ci ritroviamo ad avere dei prezzi imposti da multinazionali che gestiscono spesso anche servizi primari. Di che cosa dobbiamo fare nei confronti di questo discorso? Semplice. Cosa dobbiamo pensare di Monti o del precedente governo Berlusconi o di Prodi e tutto il resto? Perché non lo cambiate? Cambiamola questa situazione. Ci presentiamo alle elezioni, se ci fanno chiaramente raccogliere le firme, perché lancio un appello a tutti quei consiglieri comunali di buona volontà: aiutateci a raccogliere le firme, perché purtroppo c'è un po' di ostruzionismo. Voi dovete raccogliere le firme, perché qua lo Stato, ora le leggi hanno permesso a quelli che sono in Parlamento di non raccogliere, ma voi dovete, io sono pronto a mettere la mia firma, ve lo dico testualmente. Ma noi non le possiamo autenticare. Io non le posso autenticare come consigliere regionale. Ma le comunali di Catania, fate una lista. Allora, io potrei azzardare un sì, però questa cosa dovreste chiedere alle ragazze di Catania, perché noi viviamo di una condizione che è abbastanza orizzontale. Queste decisioni spettano a loro, io non mi permetto di metterci bocca. Bene, questa è già un'apertura importante, caro mio, una risposta sincera, giusta. Allora, il debito pubblico, secondo l'avvocato Penna, è una farsa. Io sono praticamente d'accordo con lui, perché effettivamente è stato stentato per creare la terapia del terrore, praticamente, in tanta gente. Se mettiamo, versiamo, attenzione, perché tra poco sennò vengono e ci portano via tutto. Io vorrei capire una cosa, è una truffa, cioè nel senso, secondo il dottor Penna non abbiamo 2.000 miliardi di euro di debito in Italia? Allora, ce l'abbiamo, ma è un inganno, è una truffa, bisognerebbe ripudiare il debito perché è frutto di inganno. Con la sottrazione della sovranità monetaria al popolo italiano, avvenuta nelle varie fasi, prima con Maastricht e poi praticamente con le successive disposizioni europee, a noi hanno tolto il potere fondamentale di emettere e di produrre moneta, e tutto quello che è stato fatto nel corso del tempo è un accumulo di debito truffa, perché sostanzialmente la banca di emissione, che prima era la banca nazionale, la banca d'Italia, e oggi è la banca criminale europea, quando emette la moneta stampa carta e la cede agli stati come se fosse di loro proprietà, e diventa di loro proprietà. E allora mi dica lei perché non ce la stampiamo noi la carta e cancelliamo il debito pubblico. E mi scusi onorevole, ma tornando anche al dato che ha riferito lei sull'acqua, un fatto concreto, scusi, ma noi siamo in Sicilia a statuto speciale. Noi abbiamo la gestione delle risorse fondamentali della nostra terra. Perché non intervenite e fate un'azione importante col governo attuale che è in carica nel recupero del controllo delle risorse, tra cui l'acqua, che è fondamentale? Chi gliel'ha venduta quest'acqua ai francesi? È stato il privato o il pubblico? Allora, siccome dobbiamo congedarlo, Giancarlo Cancelleri, che è stato disponibilissimo, una risposta veloce a questa domanda incalzante. Sul problema dell'acqua, intanto ci stiamo chiaramente stiamo approfondendo e stiamo valutando. Il problema è semplicemente uno, che Siciliacque è chiaramente una società con azioni, e Veolia ha chiaramente comprato il 75% delle azioni di Siciliacque, per cui diventa un po' difficile, non c'è un contratto da rescindere, quindi per cui andare a trovare il cavillo per poter riuscire a metterli fuori gioco. Qui si parla che la regione dovrebbe farsi carico di comprare le azioni che sono state vendute.
Sì, no, 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 ma guardi, sono d'accordo, vai, perché vai. C'è un referendum, l'acqua deve essere pubblica, io sono d'accordo con lei e questa cosa la approfondiremo, perché se c'è una possibilità, questa cosa noi la batteremo e la percorreremo fino in fondo. Se c'è la possibilità di riapproprarci di questo bene che deve essere è primario e pubblico, ripeto, anche per definizione di referendum, dobbiamo riprendercelo. Per quanto riguarda il debito pubblico, ora ho capito finalmente il senso del discorso e sono pienamente d'accordo anch'io, nel senso, è una truffa, ma oggi purtroppo stiamo vivendo in una condizione in cui abbiamo 100 miliardi di debito, di interessi sul debito, interessi. E che puoi fare tutte le manovre che vuoi, spending review, vanno a finire tutte lì dentro, cioè perché vengono polverizzate, non riesci più a tornare indietro. Allora, ci sono segnali nel mondo e segnali molto importanti, come potrebbero essere quelli che ci sono stati in Argentina, dove, come ci sono stati quelli che ci sono stati in Perù, dove il debito è stato dichiarato immorale e non l'hanno pagato. Però dovremmo cominciare ad avere, chiaramente questa è una tematica di tipo nazionale, io adesso mi avventuro su un sentiero che non mi appartiene, io sono un deputato del Parlamento siciliano, però allora, mi sembra anche Giancarlo, lì importante cominciare a parlare in quel modo. Benissimo. Allora, onorevole avvocato Cancellieri, se mi permette solo una chicca, però veda, lei giustamente dice che ci abbiamo a trattare una tematica di carattere nazionale, però noi sappiamo benissimo che nel generale si trova il particolare. Quando la sofferenza del popolo siciliano, dell'attuale crisi scientificamente costruita e finalizzata ad altri scopi, fa parte di un disegno più ampio, è logico che noi dobbiamo parlare di questioni di carattere di sistema, di carattere generale, ma proprio per questo motivo, perché nel generale troviamo anche la nostra posizione particolare. Perfetto, allora Giancarlo, io ovviamente siamo a pochi giorni dal Natale e quindi anche dalla fine dell'anno. Dovremmo fare il bilancio e dovremmo anche farci un augurio importante, intanto che non succedano più le tragedie che abbiamo dovuto raccontare questa mattina con il crollo dei due palazzi e la morte di 4 persone per l'abusivismo selvaggio che in Sicilia è purtroppo ancora tanto presente. Bisognerà fare qualche cosa per arginarlo ed eliminarlo, per salvaguardare vite umane. E poi le volevo chiedere, se vuole, fare un augurio a tutti, ovviamente i siciliani, a tutti coloro che ci ascoltano, e se vuole togliersi il sassolino dalla cosiddetta scarpa. Faccio augurio a tutti i siciliani che l'anno nuovo sia migliore del 2012 per una condizione economica, insomma, di crisi, che tutti assieme cominciamo a vedere veramente quella luce in fondo al tunnel che tanto ci hanno millantato e che tanto ci hanno detto che stava per arrivare, che stavamo per uscire. È anni ormai che ci sentiamo dire questa cosa. Spero che si cominci a muovere qualcosa bene per la Sicilia, spero che come gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle lavori bene affinché chi ci ha votato non si pente di quello che ha fatto, e questo è un augurio anche a me stesso, chiaramente. E poi i più sinceri auguri, insomma, di buon Natale, di buone feste da passare con serenità, e spero anche un attimo di spensieratezza, perché ogni tanto nella vita bisogna anche allentare, ma a volte i problemi non ce lo permettono, per cui... E un sassolino me lo voglio tagliare invece con Marco Benanti, perché quando eravamo a Catania mi sarebbe piaciuto, insomma, che una volta fosse venuto a mangiare con me, invece non mi ha mai dato la possibilità. Ci sono sempre visti in campagna elettorale, ho detto: Marco, ti invito a pranzo, lui ha sempre declinato l'invito. Voi avete l'addetto stampa che si chiama come me, avete l'addetto stampa che si chiama come me. E quindi, non venivi per questo motivo? Quindi è il mio sostituto naturale. Il suo sostituto naturale. Dillo, avevi paura di farci vedere quanto mangi, dai. No, nessuna paura. L'ho delegato all'altro. Ah, okay. Allora grazie Giancarlo Cancellieri per grazie la disponibilità. E vorrei anche chiedere a Carmen se vuole lei chiosare per salutare da Palermo. Noi ovviamente con Palermo sì, ci sentiremo giovedì. Avevo una domanda per Giancarlo. Gli volevo chiedere quali sono le priorità magari alla riapertura dell'ARS dopo le festività natalizie, se c'è già un disegno di legge
firmato Movimento 5 Stelle tra le vostre priorità di questo inizio di legislatura? Ma sono molti, sintetizzando, devo dire. Un tema. Allora, quello del taglio ai costi della politica, quindi dei parlamentari, sì, lo presenteremo prima delle feste natalizie. Il primo probabilmente che presenteremo dopo riguarderà qualcosa che ha a che fare con la sanità, perché noi vorremmo che i manager vengano scelti per concorso pubblico con curriculum. Va bene, è tutto, c'è aria nuova all'Ars, credo, direttore, siamo felici di questo. Okay. Va bene, gli auguri ce li faremo poi giovedì in quella che sarà, immagino, l'ultima puntata di questo ciclo 2012. Intanto saluto te. L'ultima puntata dell'anno. Benissimo, sì. Saluto te e i tuoi ospiti. Grazie Carmen. Un abbraccio e ci rivediamo giovedì sera alle 21. Grazie e buona serata. Grazie a voi, a risentirci e arrivederci. E allora chiudiamo la redazione, chiudiamo, diciamo, il collegamento con la redazione di Palermo. Allora spazio ai nostri inserzionisti. La società cooperativa Prassi, progetto assistenza sociosanitaria in Sicilia, offre un servizio di orientamento per l'espletamento di qualsiasi percorso di assistenza sociosanitaria nell'ambito territoriale della nostra regione e per i servizi non presenti in Sicilia nel resto del mondo. Per un'informazione puntuale su qualsiasi necessità sociosanitaria potrete contattare la Prassi attraverso i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica che compare in sovraimpressione. Il personale vi metterà in contatto con operatori sanitari che, nel rispetto della privacy, sapranno rispondere a qualsiasi esigenza, dall'assistenza domiciliare alle persone anziane, all'esecuzione di tutte le metodiche diagnostiche, alle possibilità di trattamento delle malattie. Società Cooperativa Prassi. Bene, torniamo in diretta, qui si continua ovviamente a parlare, abbiamo ancora circa mezz'ora di trasmissione, abbiamo congedato, è un rivoluzionario, ha le idee chiare. È un grande salto in avanti. Ma io vorrei chiederti a te, non l'ho ancora chiesto, cosa ne pensi? Io quando in passato mi sono occupato di consorzi. Hai fatto danno. No, mi ricordo anche storie forti. Ma insomma. Quindi, sono contento che adesso il consorzio abbia un significato positivo, perché bisogna unirsi. Il problema, come sappiamo noi che viviamo in Sicilia, è l'individualismo radicato, sempre fare ognuno per i fatti propri. Ma purtroppo oggi è finito questo si è perso. Oggi o ci aggrediamo. Ma l'altro giorno hanno fatto una conferenza alle Ciminiere, è venuto il ministro dell'agricoltura, sì, c'era l'onorevole Lavia, il ministro dell'agricoltura a livello europeo, l'assessore regionale Cantabellotta, insomma, tutti qua. Si parlava di aggregazione, cioè in tutti i paesi d'Europa, in tutti i paesi d'Italia c'è aggregazione, in Sicilia non può essere. Perché? Cioè qua si sta parlando, noi ci dobbiamo unire, o ci uniamo o moriamo. C'è questo spirito individualista, dobbiamo che non finirla. È cosa da poco. La divisione che fa la politica, ognuno dietro al proprio carro, la divisione e poi ognuno in attesa di qualche favore in passato. Ma guardi, sta cambiando il trend. Perché la spesa, la regione è servita a tanti. Condizioni economiche della regione siciliana sono figlie anche di politiche passate sbagliate totalmente. Il denaro pubblico che serviva per le clientele, per il consenso politico, le amicizie, voglio dire, bipartisan, attenzione, lui non si vuole criminalizzare, sarebbero tutti criminali. La politica, poi noi abbiamo avuto uno scenario di politica in Sicilia che è stata una cosa, cioè ci vendiamo per un pacco di pasta, ci appendiamo alla giacca, al politico, alla giacca di turno, cioè queste cose. Bisogna sopravvivere. Ma è finita. Qua la gente sta morendo di fame. Il consenso spesso è stato comprato, comprato. Ecco, ma quello che, per esempio, il consiglio che mi sono permesso di dare a Giancarlo Cancelleri, ma lui dice che già ha lavorato per questo, no? Hanno raccolto il curriculum. Questo ci fa piacere, se fa qualcosa hanno di nuovo. Assunto parecchie persone, perché io quando prima dicevo, ma se voi rinunciate a questi soldi e li mettete nella cassa, questi soldi
dove vanno a finire? Pannella li restituiva, non so se vi ricordate che c'era, li portava, andava con... in piazza e li restituiva, le diceva direttamente al popolo. Ma io volevo dire una cosa, che invece di dire noi ci dimezziamo lo stipendio, cioè una persona che al Parlamento regionale, come tutti gli altri, prendono 10.000 euro al mese, quello che sia, è anche giusto che lo prendano anche loro, però il principio è un altro. Invece di uscire, se viene l'avvocato da me, sai, dice noi abbiamo queste pratiche, invece di farmi dare la valigetta piena di soldi e prendere nei film, oppure fare delle cose per raccimolare sempre denaro come si è fatto in passato, invece investire, non è stato superato questo qua, invece investire, cioè la politica sana di dire io mi prendo il mio stipendio e mi basta, cerco di fare adesso, dimostrare ai cittadini che sono stato messo là per creare qualcosa. In Sicilia non si è creato niente da 60 anni a questa parte. Allora io parto da un presupposto, che sono contrario ad ogni forma di taglio di persone che lavorano in qualsiasi settore produttivo. Allora, siccome la cosa più facile che un imprenditore fa è quella di tagliare teste, tagliare persone per abbattere i costi, perché ovviamente dal milione di euro che guadagnare 900 diventa pesante, poi non si può permettere lussi particolari, allora io dico, se vogliamo cercare di muovere l'economia dobbiamo riportare dei soldi nelle tasche dei siciliani, ma soprattutto dare delle certezze. Ecco, se ci sono movimenti e correnti di pensiero che vogliono rinunciare perché lo sentono come servizio, però cambiamo anche atteggiamento nel rapporto fra istituzione e cittadini, cioè gli uffici pubblici non sono dei luoghi in cui si può fare quello che si vuole. Certamente, basta. Noi paghiamo questa stagione dell'ufficio pubblico dove basta, si fa quello che si vuole. Non questo so se tu condividi, ma io sono dell'idea che noi paghiamo. C'è la polemica giusta col politico, con l'imprenditore, ma guardiamo cos'è la struttura burocratica in Sicilia. Noi paghiamo lo scotto di continuare a vivere in uno Stato che è costruito sul sistema napoleonico. E quindi evidentemente questo determina appunto tutte le disfunzioni che tu accennavi. Ma beh, da dire di più, io credo che direttore lei faceva un'osservazione molto importante sulla necessità di predisporre dei nuovi strumenti finalizzati a rilanciare l'economia, dare occupazione, muovere. Allora c'è un solo modo per riuscire a raggiungere questo risultato, ed è tornare alla politica economica propugnata da Kant, che in qualche modo praticamente è stato richiamato anche da Paolo Benedetto XVI da recente, però con un atteggiamento che determina una sconfitta aprioristica dovuta al fatto che sostanzialmente le parole di Papa Benedetto XVI esprimono una posizione che è tomistica, assolutamente superata. Invece, perché parlavo di Kant? Perché Kant sottolinea la necessità di inserire quale priorità l'uomo come scopo, come fine, cosa che invece dal capitalismo assolutistico è stato assolutamente ribaltato, l'uomo assume solo una funzione di strumento. Per la verità si mantiene una piccola percentuale, questo quadro in cui l'uomo mantiene praticamente è visto come lo scopo, l'economia, nell'economia l'uomo è visto come lo scopo, ma questo avviene solo per coloro i quali dirigono le fila del controllo dei sistemi bancari, dei sistemi, dei potentati economici. Tutto il resto del popolo invece è diventato strumento, oggetto, viene manipolato, utilizzato. Guardate bene che oggi è fondamentale il discorso della manipolazione della gente, che avviene a tutti i livelli, non nel campo economico, nella scuola, nella religione, nel campo della giustizia. Se noi pensiamo, per esempio, io faccio l'avvocato e il penalista, se noi pensiamo che i dati statistici più recenti confermano un trend assolutamente negativo, nel senso che noi abbiamo una magistratura fallimentare in senso generale, ci sono pochi magistrati che lavorano tanto, lavorano bene, fanno il loro lavoro e sono da apprezzare e dovrebbero essere da esempio, da imitare a tutti gli altri colleghi. Purtroppo una buona parte invece non segue queste linee direttive nel loro impegno nell'esercitare questa funzione. A conferma di ciò cito una famosa intervista rilasciata dal dottor Edoardo Mori, ex magistrato da poco andato in pensione, prima del tempo,
che ha pubblicato su un sito su internet www.nocensura.com, dove lui spiega tutte le disfunzioni della giustizia. Allora, se noi pensiamo, tornando al discorso generale, che anche nella giustizia, per esempio, è utilizzata come strumento che serve evidentemente per assicurare il mantenimento del potere, così come è lo status quo. Questo ci dovrebbe far pensare tanto, cioè una giustizia che non riesce a processare non più del 6% rispetto ai crimini commessi, che condanna non più del 3%. La voglio interrompere un attimo, perché la mia riflessione di prima partiva da un'esigenza importante. Noi spesso siamo costretti, anche da cronisti, a registrare. Per esempio, si va a un ufficio registro, code chilometriche perché manca il personale. Si va in banca, due sportelli aperti, tre chiusi perché manca il personale. Si va alle poste, uno portello aperto, tre chiusi, code anziani che si alzano alle 5 del mattino per andare alla posta. Ma voi pensate che oggi al pronto questo si può sopportare? Carenza infermieristica, non ci sono infermieri. I medici, abbiamo sfornato medici a Iosa, ma mancano i medici. Doppi turni, gente stressata, gente che non ce la fa più. Allora c'è qualcosa che non funziona. Allora bisogna cominciare a pensare che bisognerebbe, invece di fare le famose task force finte, bisognerebbe fare veramente la task force per il lavoro, per cercare di occupare più persone possibili, perché non si risolve il problema con il taglio delle persone. Le persone che lavorano, bisognerebbe semmai predisporre controlli per far sì che le persone lavorino, che non facciano finta di lavorare. Ma le persone devono essere utilizzate. Ma voi immaginate quanti posti di lavoro ci possono essere? Quanta gente può ritornare ad avere uno stipendio? La massima occupazione. La massima, cioè, occupazione. Ma voi, allora, io posso anche capire la ditta, la piccola ditta che deve pagare le tasse, deve pagare l'IMU, deve pagare le cose, ha un dipendente, dice io il secondo non lo posso assumere, mi devo sacrificare io. Posso anche condividerlo, anche se lo Stato dovrebbe in qualche modo aiutare questa piccola ditta affinché si potesse assumere una persona. Ma i grandi enti, le grandi aziende, ma può essere, veramente siamo alla follia pura, e noi parliamo di disoccupazione. Bisogna rifare controlli proprio minuziosi per inserirli, imporli, banche che insistono sul nostro territorio. Io ho visto che qualsiasi tipo di banca, uno va in qualsiasi banca a Catania per esempio, e in qualsiasi banca minimo deve fare un'ora di coda. Ve lo spiegate questo? La banca è privata. Riduzione del personale. E allora perché? Se lei ricorda, riduzione del personale in Sicilia. Se lei ricorda, io non so se in Alta Italia è così. No, è la stessa cosa. Voglio dire, è allora, una cosa allucinante. Negli ultimi 6-7 anni c'è stata una fase in cui c'è stato un concentramento, un accorpamento di diversi enti, banche, assicurazioni, eccetera. Con lo snellimento dal punto di vista numerico e la riduzione, che era giustificato dalla necessità di fare dei tagli al personale, quindi ridurre i costi. Questo non è altro che la dimostrazione pratica di quello che è il fenomeno generale della globalizzazione, dove sostanzialmente una fascia, una categoria sociale, che era quella dei professionisti, in particolare, svolgeva delle importanti funzioni di raccordo e una sorta di cerniera fra il potere rappresentato istituzionale, il potere formale e il popolo. Quando praticamente nella globalizzazione invece questa funzione ha perso l'importanza, e quindi lei ha visto che negli ultimi tempi, in tutta Europa in particolare, ma non solo in Europa, hanno massacrato queste categorie sociali, facendolo, portando allo sfinimento, e quindi ormai praticamente da qui a poco spariranno di fatto. Perché nel campo nostro, per esempio, ci sarà il difensore d'ufficio e tutti gli effetti, gli avvocati privati spariranno da qui a breve, anche gli altri professionisti. E quindi il problema diventa questo qua, capire che effettivamente, e non è che torno a parlare della solita questione perché sono convinto, sono fissato, direttore, il problema è quello, se purtroppo un paese ha la disponibilità della risorsa monetaria, perché può praticamente produrla liberamente, giusto, ha la possibilità anche di occupare quante più persone possibile. E non è solo occupazione fantasma, perché veda, quando io c'è un ospedale che dà
che deve dare servizio di assistenza sanitaria a un certo numero di utenti. Quando praticamente, se io ho bisogno in quell'ospedale... Sapete quanto costa una camera di un ospedale per un cifre paziente? Cifre iperboliche. Cioè una cosa, un albergo 5 stelle lusso non paga. E allora il problema è di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie, ma senza rinunciare al lavoro, anche perché vede il direttore, se una persona... Cioè, la distribuzione delle risorse... Sì, ma c'è una grande... Ma vede, non si può uccidere una persona. Sì, ma c'è una grande contraddizione. C'è una pressione fiscale spaventosa. Tutto questo avviene quando in Italia ormai la pressione fiscale è a livelli, insomma, da record del mondo. Più del 50%, non so. Allora c'è una contraddizione o no? Vabbè, Marco, è giusto, ma io mi pare che nell'altra trasmissione, quando sono stato l'avevamo anche detto. Volta, io avevo sottolineato come di fatto c'è un'azione che praticamente funziona a tenaglia. Da una parte si fanno chiudere un sacco di posti di lavoro, eccetera. È paradossale il fatto che dicono i network a livello europeo che vogliono ancora il governo Monti. Quando Monti che cosa ha fatto? Ha trovato la disoccupazione a una certa percentuale, l'ha fatta crescere di 10 punti. Ha trovato una certa pressione fiscale. Ma chi è che lo vuole? Cioè io questo non riesco a capire. Quello che diceva lei, direttore. Io lo prima l'ho detto come provocazione. Ma voglio dire, perché proprio per questo motivo nazionale. Ma anche i partiti, Ma loro che cosa hanno fatto? Si sono messi a servizio dei potentati bancari. Io non riesco a capirla questa. E allora chiaramente devono sostenere il loro, diciamo così, figliolo che è stato messo là per i loro interessi. Ma c'è una distanza enorme, incolmabile, tra quello che viene proposto e diffuso come messaggio sull'importanza dell'intervento di Monti nella politica italiana rispetto a quello che è la realtà. Quindi noi sentiamo in televisione o nei giornali, sentiamo diciamo così, inneggiare e lodare. Non è stata fatta? Non è stata fatta per... Perché la patrimoniale? Questa è la domanda perché che non si la nonnina intantare. Che piglia 500 euro di pensione vuole sapere perché. Guardi, perché? Guardi, ieri ho visto... la patrimoniale non è stata ieri fatta. Ho visto qualche passaggio della trasmissione su Rai, su Rete 4, Quinta Colonna, e a un certo punto hanno intervistato un pensionato che usciva dalla posta che aveva pagato l'IMU, non si trovava in Sicilia, in una regione del nord. Percepiva 700 euro di pensione, precisava. Dice, guarda, ho pagato 680 euro di IMU, aveva solo una banconota da 20 euro. L'ha mostrata, dice, questo è quello con cui dovrò combattere qui alla prossima volta che prenderò la pensione. Ma perché è ricco, ha le proprietà lui, per lo Stato ha le proprietà. Quindi, allora, questo ci deve fare riflettere, perché evidentemente... Allora, direttore, io lo dico pubblicamente, io non ho pagato l'IMU. Io Urlare di rabbia. Una riflessione la posso fare? Io non la volevo pagare. No, lo dico pubblicamente perché dico a tutti i siciliani, come ho detto l'altra volta, che l'IMU in Sicilia non esiste. Non esiste perché il gettito dei siciliani perché è molto la norma nazionale non opera direttamente. 24 miliardi di euro hanno recuperato con l'IMU. E quindi? Chi l'ha pagato è un fesso in Sicilia. Dovrebbe fare una istanza di rimborso al sindaco e dovrebbe fare un'azione di risarcimento danni di responsabilità professionale nei confronti del proprio consulente commercialista. Perché quando un commercialista fa pagare a un suo cliente un tributo che non ha il fondamento, la legittimazione, il fondamento normativo in Sicilia, non ha fatto bene. Questo mi innesca un po' di rabbia, io l'ho pagato purtroppo. Una riflessione, ritornando al discorso di poco fa. Noi abbiamo un Presidente della Repubblica in Italia che si aumenta lo stipendio, perché non può campare? Mi pare che non l'ha diminuito, al contrario, non l'aveva diminuito. L'ha aumentato. Perché non può, campare? Io vorrei dire, perché è deambulante, ha problemi. Io vorrei dire al Presidente della Repubblica, ma glielo dico, direttamente, lo sto dicendo in trasmissione, lei non può campare con 20-30 mila euro quello che prende al mese. Un pensionato che prende 400 euro al mese deve pagare l'IMU, lui l'IMU penso che non ne paga, deve pagare l'IMU, e non può nemmeno mangiare. Anche la Chiesa mi pare che non paga. La Chiesa non paga. Le strutture provinciali e regionali non pagano IMU, però quelle le pagano. Giusto. Poi un'altra cosa. Noi paghiamo l'IMU. Che ha detto l'avvocato. Il Monti bis. Quello che ha fatto Monti, secondo me, lo poteva fare anche Berlusconi. Lo poteva fare chiunque. Siccome non hanno il coraggio di sporcarsi la faccia mettendo le tasse sugli italiani, è arrivato Monti. E Monti ha fatto questo. Ora vogliono il Monti bis per che cosa? Per continuare a distruggere l'Italia. Noi non abbiamo avuto in Italia un politico o una politica
che si sia interessata per il bene collettivo degli italiani. Ci vorrebbe forse una donna come premio. Non è un discorso di donna, è un discorso di andare a lottare per i diritti dell'Italia. Sempre sulla coscienza, perché, sulla della, coscienza della gente. Perché la gente, se non prende coscienza di quella che è la realtà, non potrà mai fare nessuna azione. L'articolo 1 della Costituzione dice allora, che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Scusate, qua siamo... Quanto può durare ancora così? Non lo so, io infatti questo... No, non siamo un popolo francese, che siamo la rivoluzione. Siamo consapevoli... Siamo... Quanto può durare ancora? Bravo. Durerà, siamo consapevoli che non c'è più una via di mezzo tra povertà e ricchezza? Certo. Non c'è più. Il cielo la via di mezzo è sparita e la via di mezzo è stata quella colpita dai governanti. Cioè, ma allora oggi, essendo al centro di questo tipo di contesto, il popolo come si deve difendere? Deve unirsi e lottare, secondo me, allora, deve unirsi con forza. Consorzio? No, a parte il consorzio, sì, cioè lottare per il risanamento delle piccole e medie imprese. La piccola borghesia è finita. Direttore, come dicevo l'altra volta, prima che si aprisse questa stagione del governo tecnico, che è il secondo governo tecnico in Italia, il primo fu quello di Amato 20 anni fa, evidentemente è successa una cosa, sono state lanciate due campagne mediatiche precise, una diretta a indebolire la democrazia attraverso l'indebolimento della politica, e cioè dove si è parlato a tutto spiano dei costi della casta, ecco dove sono caduti anche il Movimento 5 Stelle, loro sono in buona fede per carità, e un'altra invece ha colpito il popolo direttamente, perché nella fase di crisi, io ho finito, nella fase di crisi dove si teme effettivamente con molta, diciamo così, possibilità serie e reali una rivolta del popolo, che cosa si è fatto? Altra campagna mediatica con la famosa pubblicità, gli sketch dell'Agenzia delle Entrate, l'evasore come parassita sociale. Ora, voglio dire per rompere cosa, l'unità del popolo. Voglio dire una cosa, chiedo a Marco di aiutarmi in questo tipo di riflessione. L'Europa dice il governo Monti sta funzionando bene. Allora, appena la Monti, la Merkel o coloro che sono al di fuori del contesto italiano dicono che Monti sta funzionando, le grandi banche, l'America, eccetera, eccetera, i capi popolo, i capi della politica dicono: ah, Monti, se scende in campo lui, io mi ritiro. L'altro da Roma, Monti, è una cosa eccezionale, non mischiamo le carte, attenzione, ci siamo noi, per noi Monti ha salvato tutti i problemi. Allora, sto parlando di Casini, sto parlando di Berlusconi, il PD ha assunto una posizione un po' di... un momento, non facciamo imbrogli, fermi tutti. Monti... Il problema è che c'ho l'esenso di responsabilità. Allora, ma io voglio capire una cosa, oggi... cosa sta succedendo? Sì, ma oggi andare a governare è difficile, lo sanno tutti, è un po' come dire, mi vado a sedere su una bomba atomica... sullo Stato italiano. Quindi, ma insomma, è evidente che molti cercano di allontanare le responsabilità e di usare dei personaggi mediatici, simbolo. Ma secondo te il cittadino che rasenta la povertà, anzi che praticamente è povero, su che cosa si deve indirizzare? Cioè, è colui che dice un momento, cioè quello che pensa che il problema si può risolvere mettendo l'IMU alla povera gente, anche agli anziani, a chi si è fatto una casa con lavoro di 40 anni, e a chi, a chi deve scegliere? Qual è colui che può più rispecchiarsi in una gran parte di italiani che non sanno più come vivere? Una cosa ho sentito dire a Cancelleri, sono perfettamente d'accordo, il livello di partecipazione. Per troppo tempo in Italia, come da tante parti, molti si sono adagiati, hanno delegato. Marco, e la delega porta a devastazione. Lo stesso fenomeno che c'è stato dell'astensionismo. Basta con la delega. In Sicilia, voglio dire, allora, l'astensionismo meno della metà è il malessere più grave sotto il profilo della mancanza di partecipazione. Delega, lo fanno gli altri, lo fanno gli altri. C'è poco da fare. Scusami, allora la soluzione qual è? Cioè, nel senso che se noi anche a livello nazionale dovremmo andare a delegare a meno del 50% di chi ci rappresenta per sconvolgerci anche la vita, voglio dire... Io faccio un ragionamento inverso, ma continuando con questa passività, che cosa vogliamo?
la passività fa il gioco dell'avversario. La cosa grave, sai qual è in questo momento, dal punto di vista della politica nazionale, che addirittura mancano i presupposti perché si possa creare, costruire un'alternativa. Cioè noi siamo di fronte a un quadro politico generale nel quale tutti i partiti, anche quelli che non hanno votato Monti, tutto sommato fanno un pochettino il loro ruolo in questa commedia generale. Perché quando noi abbiamo avuto il governo Monti, chi l'ha votato il governo Monti? Il PDL, il PD, tutti quanti. Tranne Di Pietro a un certo punto e la Lega, giusto? Tutto il resto ha sostenuto il governo Monti. Ora, quando anche Bersani si mette da parte e dice no, ma noi cerchiamo di distinguere la nostra posizione, da che cosa? Fino a quando? Ma anche Berlusconi ha dimostrato di essere incoerente in maniera assoluta, perché tu dopo che l'hai votato tutto il tempo, alla fine annunci di scendere in campo e poi magari dici che dai il messaggio che se si presenta Monti creiamo un polo di attrazione a tutti i moderati, io mi ritiro. Ma ti ritiri per sostenere Monti? Ma scusate, ma quando tu non hai dato la fiducia, non l'hai dato per quale motivo? Perché hai detto, guardate, ora basta, abbiamo sostenuto il governo tecnico per un po', però a questo punto, siccome il contenuto degli atti che sostiene il governo Monti va contro il programma, diciamo, del nostro partito, evidentemente non possiamo più andare avanti così. Tant'è vero che lui poi esprime dei contenuti, e i contenuti sono cancellare l'IMU, ridurre la pressione fiscale, che è tutto l'opposto di quello che ha fatto Monti e che ha votato Berlusconi e il PD. Ma poi non preoccupa il fatto che, per esempio, nel contesto regionale siamo partiti da un discorso importante che riguarda la politica nazionale, perché tra poco bisognerà anche scegliere il governo, e attenzione, come dice Marco, non si può essere passivi, bisogna per forza scendere in campo per votare seriamente, per cercare di non cambiare, di riappropriarsi della libertà di essere cittadini italiani, perché l'abbiamo persa, di condizionare il sistema. Attenzione, io vi chiedo, ma oggi in Sicilia c'è Rosario Crocetta, che lui in qualche modo sta dimostrando di essere sganciato dalla politica. Sì, cioè, è sganciato lui. Si è fatto il suo movimento. Sì, cioè, ma non sganciato. Si candiderà. Insomma, no, sganciato nel senso che. Presto si candida Crocetta. Sì, no, io lo dico sganciato dal contesto PD come timbro. Certo. Però nel contesto siciliano c'è l'UDC come partner principale, no? Quell'UDC che con Casini dice che il governo Monti è il miglior governo degli ultimi 50 anni? Ma l'UDC ormai è diventato un altro grande contenitore. La domanda che io vi pongo è questa. Ma vi convince questa considerazione? Secondo me noi in Italia abbiamo un PD che è convinto di vincere le elezioni e dice no, Monti, mettiti da parte, non devi scendere in campo. Da un altro lato abbiamo il centro con Fini e Casini che dicono no, dice noi abbiamo votato Monti e secondo noi Monti deve fare il Monti bis, perché non hanno... Però ora c'è Berlusconi col PDL, siccome pensa di perdere le elezioni, e deve scendere in campo per forza, perché non dà fiducia ad Alfano. No, ma ha minacciato lui che si ritira per far candidare Monti. Aspetti, mi faccia finire. Perciò dice, no, un attimino, se viene Monti con noi, e allora con Monti, siccome siamo vincenti come Monti bis, perché si unirà assieme a noi l'UDC e Fini, allora noi saremo vincenti rispetto al PD. Allora Monti a me mi sta bene, io faccio un passo indietro. Non è così, devono avere il coraggio di dire, io sono questo, ho questo programma per l'Italia voglio fare questo, ma devi fare. Quante irresponsabilità. Noi siamo malopensanti, ma che cosa c'è dietro a questa cosa? Quante irresponsabilità, nessuno che si assume la responsabilità. Non hanno il coraggio. Il momento è difficile, bisogna proporre sacrifici, perché in realtà ma non solo al ceto medico, capito, ma evidentemente facciamoli più in alto questi sacrifici. E chi è qual è questa classe dirigente che si assume questa responsabilità? Perché sono anche loro in alto. No, perché non sono all'altezza. Il dire agli italiani. Allora, vi devo fermare un attimo perché abbiamo ancora poi un minuto a testa per l'ultima riflessione, però abbiamo ancora lo spazio da dedicare ai nostri inserzionisti e quindi spazio a loro. Società Cooperativa Prassi.
La società cooperativa Prassi, progetto assistenza sociosanitaria in Sicilia, offre un servizio di orientamento per l'espletamento di qualsiasi percorso di assistenza sociosanitaria nell'ambito territoriale della nostra regione e per i servizi non presenti in Sicilia nel resto del mondo. Per un'informazione puntuale su qualsiasi necessità sociosanitaria, potrete contattare la Prassi attraverso i numeri telefonici e l'indirizzo di posta elettronica che compare in sovraimpressione. Il personale vi metterà in contatto con operatori sanitari che, nel rispetto della privacy, sapranno rispondere a qualsiasi esigenza, dall'assistenza domiciliare alle persone anziane, all'esecuzione di tutte le metodiche diagnostiche, alle possibilità di trattamento delle malattie. Società Cooperativa Prassi. Bene, torniamo in diretta, parliamone ora e abbiamo ancora veramente pochi spiccioli di trasmissione per fare delle riflessioni finali. Diciamo che abbiamo parlato di tanto questa sera, abbiamo avuto anche il piacere di avere un rappresentante del Movimento 5 Stelle che quindi apprendiamo con piacere che in questo talk in Sicilia non c'è stato il cosiddetto muro di gomma, invece abbiamo apprezzato con piacere tutte le risposte date dal cittadino Giancarlo Cancelleri. E allora abbiamo fatto anche un discorso di carattere generico parlando di politica, perché riteniamo importante non mettere la testa come gli struzzi sotto la sabbia, perché c'è un problema serio di partecipazione, non si può più delegare ad altri. In Sicilia la gente ha detto: non vado a votare perché non mi interessa più nulla. E speriamo che siano rimasti a casa quelli che hanno combinato danno. Io ho sempre detto, l'ho detto con ironia, spero che quel 58% che non ha votato sia quel 58% che ci ha messo in ginocchio nel passato. Mi auguro che sia così, vuol dire che è stata fatta una scelta giusta e che la Sicilia cambierà trend rispetto a quanto accaduto negli ultimi decenni. Il problema è ora a livello nazionale, perché abbiamo le idee praticamente molto confuse. Perché non so se un movimento, per esempio, come il Movimento 5 Stelle potrà riuscire a trovare la sua eco importante a livello nazionale, così come è successo in Sicilia. Intanto devono raccogliere le firme. Perché La grande stampa li attacca. Li attacca la grande stampa. Ma quello che fa il Corriere della Sera è incredibile da mesi. Io vedo durante la settimana c'è sempre l'articolo in cui bisogna trovare qualcosa contro il Movimento 5 Stelle. Ma quindi fa paura, secondo te? Questo come lo leggi? Come ci lavoro in questo sistema? Lo conosco. Come si attacca una Allora è una manovra scientifica fatta apposta. Dura. Perché questo fa propaganda e non solo, induce la gente a cercare di schierarsi con chi subisce un attacco. Apparentemente, ma è una cosa combinata. Scusate, io sarò machiavellico, però se voi leggeste a distanza di tempo il Principe sosteneva un pensiero fondamentale che domina il famoso libro, giusto? E il pensiero sulla politica è questo, che il politico deve apparire pulito, trasparente e rispettoso della legalità, ma nei fatti non lo deve essere. Nei momenti giusti deve violare quelle norme, quei principi che dice che bisognerebbe apparentemente rispettare. Quindi, allora, per chiudere, perché abbiamo proprio, ci sfumano, un minuto. Allora, una previsione. Secondo lei? Allora, io credo che i cittadini italiani dovrebbero alle prossime politiche assumere una posizione chiaramente di partecipazione, di presa di coscienza totale, perché se non avviene questo saranno sballottolati
e rientreranno in quel concetto che viene spesso utilizzato quando ci si riferisce al popolo, che è offensivo per il popolo, le pecore, giusto? Ok, grazie all'avvocato Penna. Ultima considerazione, Antonio. Io direi a Grillo, invece di fare l'antipolitica, è arrivato dove è arrivato, da oggi in poi inizi con dei progetti nuovi per l'Italia. Fa antipolitica, presentare basta, il problema, lui adesso presenta, è un movimento che in Regione Sicilia è il primo partito, vuole essere il primo partito in Italia, dia dei progetti e porti la gente che non va a votare a votare, con dei progetti, non con l'antipolitica. Porti la gente che perché non va lui a votare è un politico, a votare, è un mi piace politico. Questa considerazione. Certo. Perfetto, grazie, grazie anche ad Antonio Cardaci, presidente di RAS. Io dico di stare attenti alla grande stampa, ai grandi mezzi di comunicazione che sono devastanti. Quindi leggete solo le Iene Sicule di cui lui è direttore e poi anche qualche altro articolo dove lo scrivi. Su Magma, è un settimana che esce il sabato. E poi seguite ovviamente, parliamone ora. Grazie, grazie a Gianni Russo per averci coordinato in regia, grazie a Massimiliano e ad Ornella dalla redazione web, grazie ovviamente ai nostri ospiti e ai tecnici che ci hanno collaborato. Arrivederci a giovedì, ultima puntata dell'anno con Parliamone Ora. Grazie, arrivederci, buonanotte.